Andiamo via alla giornata di venerdì. Il tema di questo incontro sarà democrazia in transizione, quali minacce per la sovranità popolare? Io sono Alberto Pilotto, redattore di Gazzetta Filosofica. Con noi abbiamo la dottoressa Olimpia Malatesta, ricercatrice all'Università di Milano Bicocca, il professor Alessandro Roncaglia, professore emerito di economia politica alla Sapienza. In collegamento abbiamo il professor Luigi Ferraioli, professore emerito di filosofia del diritto all'Università Roma III. Dopo l'incontro, alla fine, verrà proiettato invece un video registrato dal professor Carlo Galli, professore di filosofia politica all'Università di Bologna. Quindi direi subito di cominciare e lasciamo la parola alla prima ospite, la dottoressa Olimpia Malatesta. Bene, grazie mille, mi si sente bene? Grazie mille per l'invito, questa è la seconda volta Aspetta, attaccate che il microfonino il microfonino me lo devo sulla giacca. Dove lo stiamo? mettere, lo devo Attaccalo attaccare, sulla giacca. ok? Così lo registriamo, grazie. Okay. E, no, volevo ringraziarvi per questo invito, per me è un grande piacere perché è la seconda volta che vengo invitata a un vostro evento della Scuola Sottosopra, avete avuto un successo incredibile e sono molto felice che si sia organizzata anche questa edizione. Allora, oggi vi parlerò della teoria neoliberale. Mi piacerebbe poter dire che non serve più parlare di neoliberalismo, nel senso che mi piacerebbe dire il neoliberalismo è morto, il neoliberalismo è uno zombie. Purtroppo non lo credo. Detto questo, non mi concentrerò, diciamo, su questioni di politica economica, ma mi concentrerò di più su questioni che attengono proprio alla teoria neoliberale, cioè alla teoria neoliberale degli ordoliberali, di cui si è sentito tanto parlare, soprattutto rispetto all'Unione Europea, e al neoliberalismo di Friedrich August von Hayek. Allora, intanto per cominciare vorrei fare delle considerazioni introduttive. Cioè, intanto che cosa significa neoliberalismo? Che cosa indica questo suffisso neo? Perché evidentemente se si parla di neoliberalismo, questa espressione contiene una novità rispetto al liberalismo classico, no? Per semplificare moltissimo, se il liberalismo classico aveva un'idea di Stato come Stato notturno, quindi come lo Stato che in qualche modo doveva proteggere semplicemente il mercato e la proprietà privata, la libertà di commercio, quindi diciamo i pilastri dell'economia di mercato, il neoliberalismo invece si costituisce da subito come una teoria liberale polemica. In che senso polemica? Lo indica questo neo per l'appunto. Perché questi pensatori, sia gli ordoliberali che i neoliberali austriaci, si trovano in un periodo storico in cui assistono a dei cambiamenti radicali. Per esempio, notano un crescente interventismo economico, sto parlando per esempio della Repubblica di Weimar o della Vienna Rossa, e assistono a delle crisi economiche epocali, a fenomeni inflattivi, a fenomeni deflattivi, notano ovviamente con grande spavento l'avvento della Rivoluzione Russa e in generale all'interno delle socialdemocrazie europee vedono una crescente influenza dei partiti nelle scelte di ordine economico. Quindi questo per dare un minimo inquadramento. Dunque, i neoliberali comprendono fondamentalmente che c'è qualcosa nel modo in cui nel liberalismo si è articolato il rapporto tra lo Stato e la società, cioè tra lo Stato e il mercato, che bisognava modificare alla radice. Quindi possiamo dire in via preliminare che il problema di questo liberalismo e diciamo, il motivo del suo fallimento fondamentalmente fosse il fatto di aver dato troppo spazio alla democrazia e questo loro lo dicono molto chiaramente. Il fatto qual è? Che i neoliberali si accorgono che l'economia non è più un ambito neutrale, non è più un monopolio delle classi abbienti, ma diventa un terreno di conflitto, diventa un terreno di disputa dove appunto diversi gruppi sociali possono competere per avere l'egemonia sulle varie politiche economiche da adottare. Quindi appunto ciò che risulta chiaro è che l'ambito economico è diventato prima di tutto uno spazio attraversato da conflitti sociali. In secondo luogo, uno spazio governato democraticamente, quindi le politiche economiche potevano cambiare a seconda dei vari governi che detenevano il potere. E poi capiscono un'altra cosa fondamentale,
ovvero che la concorrenza, diversamente da quanto concepito dal liberalismo classico, non era un prodotto naturale della dinamica di mercato, non era qualcosa che sorgeva spontaneamente dalle varie transazioni economiche, ma era qualcosa da costruire artificialmente attraverso proprio un'arte di governo, cioè grazie allo Stato e al diritto. Per cui possiamo dire un primo punto da tenere a mente è proprio questo, cioè che il neoliberalismo nasce proprio dalla necessità di una riconfigurazione teorica, puramente teorica, che però risponde a delle finalità pratiche, cioè a un allargamento eccessivo della democrazia e a una crisi del liberalismo che a quanto pare non poteva essere risolta con i mezzi dell'economia, ma soprattutto con i mezzi della politica. E tutto ciò lo Stato diventa il mezzo prescelto proprio per salvare il capitalismo. E d'altra parte la sovranità popolare doveva essere concepita come un impedimento, no? È chiaro, cioè la sovranità popolare era legatissima alla democrazia. La sovranità popolare era qualcosa che ovviamente poteva inibire la libera dinamica del mercato e quindi poteva addirittura arrivare a distruggere. Quindi, insomma, il neoliberalismo, sia nella sua versione ordoliberale che nella sua versione neoliberale, utilizza lo Stato, perché lo Stato non scompare e dopo ci arriviamo, utilizza lo Stato proprio per far sì che il mercato non possa essere controllato democraticamente. Ciò a cui mira il neoliberalismo è creare uno Stato capace proprio di schermare il mercato dal conflitto produttivo e distributivo, cioè dalla discussione democratica su come utilizzare i mezzi di produzione, su come calcolare il salario e su come redistribuire la ricchezza. Ora iniziamo con gli ordoliberali. Sono economisti, sono sociologi, si sono formati nelle università tedesche all'inizio del Novecento. E soprattutto appunto hanno una formazione economica e giuridica, sono anche dei sociologi, hanno delle sensibilità diverse, ma diciamo ciò che hanno in comune fondamentalmente è un'idea, cioè che la crisi di questo liberalismo non ha una causa economica, ma è un effetto di scelte politiche, è un effetto della trasformazione degli stati, in un senso ovviamente molto più democratico rispetto a prima della Repubblica di Weimar. Come sapete, sicuramente lo sapete, ma fa sempre bene ripeterlo, la Repubblica di Weimar è nata nel 1918 come un compromesso tra capitale e lavoro, è finita nel 1933 con l'avvento di Adolf Hitler ed è stata la prima vera democrazia parlamentare tedesca e soprattutto la sua Costituzione conteneva delle misure che erano avanzatissime per il tempo, no? E si fondava appunto, come abbiamo detto, su un compromesso tra la classe imprenditoriale e la classe operaia. Ora, questo evidentemente metteva in discussione il primato assoluto dell'imprenditoria. Ora, come si manifestava questa crisi del liberalismo durante Weimar? Attraverso diversi fenomeni, prima di tutto attraverso una burocratizzazione delle imprese, attraverso, come dicevo prima, un crescente interventismo economico, attraverso la messa fuori gioco della libera formazione dei prezzi, quindi veramente mettendo fuori gioco un principio fondante del liberalismo, con delle tendenze alla pianificazione e in generale con quello che si potrebbe chiamare, no, che si potrebbe, lo chiamano proprio gli ordoliberali in questa maniera, la politicizzazione dell'economia. Ora, tutti questi fenomeni non erano, come volevano i marxisti, un effetto di una dinamica interna del capitalismo, cioè non c'era nessuna necessità per cui il capitalismo si dovesse esaurire, ma come ci dicono gli ordoliberali, questa crisi non è altro che il risultato di scelte politiche, ovvero di una specifica configurazione statuale che distorceva il mercato. Quindi il punto è che il problema non è l'economia liberale in sé, cioè non è il principio della teoria liberale o il suo modo di funzionamento, ma il tipo di Stato in cui questa economia era stata inserita, ovvero il rapporto tra lo Stato e la società, il rapporto tra lo Stato e il mercato. Allora, il problema fondamentale della Repubblica di Weimar qual era? Che la Repubblica di Weimar era appunto la massima rappresentazione di quello che gli ordoliberali chiamano lo Stato economico. Stato economico fondamentalmente è un sinonimo di Stato sociale.
cioè di uno Stato che, come dicono gli ordoliberali, è stato conquistato dai partiti, è stato smembrato dai partiti, è uno Stato che non può più decidere autonomamente sull'economia, è uno Stato che non è più un terreno neutrale, ma è, ripetiamolo, un terreno di conflitto, un terreno su cui si possono esercitare delle lotte egemoniche. Come dice Eugen, che era il padre fondatore dell'ordoliberalismo del 32, Eugen ci dice: lo stato economico, lo cito, ha provocato appunto la politicizzazione dell'economia, e cioè il fatto che le masse, e qui c'è una critica feroce alla classe operaia, le masse organizzate politicamente all'interno dei partiti hanno guadagnato un'influenza molto maggiore sul governo dello Stato e dunque sulla politica economica. Quindi il punto per gli ordoliberali è far sì che lo Stato torni ad essere un terreno neutrale. Cioè fare dello Stato non solo il protettore, il guardiano notturno del mercato, come faceva il liberalismo classico, ma fare dello Stato un'istituzione attiva, un'istituzione che crea, che implementa le condizioni stesse del mercato, no? E questo punto è importantissimo perché appunto nel neoliberalismo non c'è una ritirata dello Stato, non c'è una scomparsa dello Stato. Sembrerebbe controintuitivo, ma c'è uno Stato che interviene. Il punto però è capire dove interviene, in che senso interviene, di certo non nel processo economico stesso, no? Cioè non può decidere come allo qui, poi il professore dopo ci darà delle delucidazioni in merito, io sono una semplice storica delle dottrine politiche, però che cosa significa che lo Stato non può intervenire nei processi economici? Significa che non può decidere, per esempio, come allocare le risorse, come redistribuire la ricchezza, non può decidere l'ammontare dei salari, non può fissare i prezzi, non può investire in un'industria piuttosto che in un'altra, non può fare dei piani di investimenti pubblici per finanziare determinati settori dell'economia. Insomma, niente di tutto ciò. Quindi dove interviene? Interviene esclusivamente nella cornice giuridica del mercato, cioè interviene fissando quelle che potremmo chiamare le condizioni a priori del mercato, in un senso kantiano, cioè le condizioni che fanno sì che il mercato si possa sviluppare. Interviene, potremmo dire, costituzionalizzando le leggi economiche. E qui interviene il concetto di costituzione economica. Che cosa intendono gli ordoliberali con questo concetto, che sviluppano già a partire dalla fine della Repubblica di Weimar, in diretta polemica con la Costituzione di Weimar? Scrive Franz Böhm, che era un giurista insieme a Eugen, un fondatore dell'ordoliberalismo: La Costituzione economica è una decisione politica generale, in tedesco Gesamtentscheidung, sull'ordine della vita economica nazionale. Quindi, come vedete, l'ordine dell'economia è frutto di una decisione politica. Cioè, qui abbiamo dei liberali che ci dicono che l'economia è frutto di una decisione politica. Non si dà naturalmente, cioè non scaturisce da un'armonia prodotta da una mano invisibile, no? Ora, però, l'ordine dell'economia è frutto di una decisione politica, vero, però il cui scopo è precisamente la depoliticizzazione dell'economia, no? Cioè il fatto di liberare lo Stato e la sua economia dalla società e dai suoi interessi contrapposti. E questo perché? Perché appunto tutta la loro polemica è diretta contro la Costituzione di Weimar. Il problema di Böhm è che, nonostante la Costituzione di Weimar ovviamente affermasse l'esistenza di un'economia liberale, quindi affermasse l'importanza dei principi dell'economia liberale, li sottoponeva però a riserva di legge, cioè li poteva disattivare in qualsiasi momento. Ora, senza entrare troppo nei dettagli, ma vi cito giusto due o tre articoli per rendere l'idea un po' più chiara. Per esempio, la Costituzione di Weimar prevedeva che in determinate situazioni lo Stato potesse espropriare i privati. Di certo questa non è una misura liberale. L'articolo 151 permetteva la libera iniziativa economica, ma stabiliva che questa potesse essere esercitata soltanto a patto di assicurare a tutti e a tutte un'esistenza degna. Quindi, in poche parole, questo comportava che per la prima volta nella storia costituzionale tedesca e nella storia politica tedesca dovessero essere, diciamo, garantiti determinati standard salariali. Dunque, l'effetto di questa Costituzione fondamentalmente è che il lavoro mina il primato indiscusso del capitale, e questa cosa gli ordoliberali la spiegano in una maniera chiarissima, cioè non hanno peli sulla lingua per
per esprimere la loro criticità nei confronti di questa Costituzione reputata veramente troppo avanzata da un punto di vista sociale. Ora, che cosa deve prevedere invece una Costituzione economica ordoliberale, che quindi si discosti in maniera chiara, decisa da quei principi della Costituzione di Weimar? Una vera Costituzione economica ordoliberale, capace di difendere questi principi liberali, deve innanzitutto neutralizzare completamente il conflitto di classe. In secondo luogo, non può tollerare continue rinegoziazioni della politica economica. La politica economica non può cambiare a seconda dei vari governi, deve essere sempre la stessa, perché sennò ovviamente chi vuole detenere il potere è costretto a rinegoziare continuamente la sua posizione. E in terzo luogo doveva riaffermare appunto una volta per tutte questi principi del liberalismo economico, proprio per far sì che l'esecutivo e il legislativo non si potessero mai discostare dalla Costituzione. La conseguenza di tutto ciò qual è? Che la politica da questo punto di vista viene trasformata in una tecnica, cioè si potrebbe dire che la politica si converta praticamente in una tecnocrazia, no? Perché? Perché la pratica politica non può far altro che applicare quei principi, non se ne può mai discostare. Quindi possiamo dire il fine ultimo di questa Costituzione economica ordoliberale, ovviamente, ormai si sarà capito, è la depoliticizzazione definitiva e non più negoziabile delle cose. Ora, quanto detto fin qui ovviamente si ripercuote anche sul concetto di sovranità che hanno questi autori. Perché? Perché per gli ordoliberali la politicizzazione della società, l'entrata delle masse all'interno dello Stato, la politicizzazione dell'economia e quindi anche l'aumento della sovranità, sovranità popolare ovviamente, mi riferisco a quella, non sono altro che effetti dello stesso identico fenomeno, cioè di quelle trasformazioni strutturali dello Stato che si sono date con la democratizzazione dell'universo statuale, a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale e soprattutto appunto con la Seconda Repubblica di Weimar. Democratizzazione che ha comportato cosa? Che ha comportato che l'economia, che appunto una volta era monopolio delle classi abbienti, si trasformasse, lo ripeto, in un terreno di lotta egemonica. Ora, per semplificare, si potrebbe dire che, per esempio, per un pensatore come Wilhelm Röpke, che faceva parte del versante sociologico degli ordoliberali, la sovranità facesse rima proprio con socialismo, o che comunque qualsiasi tipo di eccesso di sovranità popolare presupponesse il pericolo di una realizzazione del socialismo. Röpke lo dice chiaramente in un testo intitolato Internazionale Ordnung heute, scritto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dice la piaga più grave della Weltanschauung socialista e del pensiero sulla pianificazione, perché c'è anche tutta una critica ovviamente alla pianificazione economica, va da sé, è, ci dice Röpke, quindi il problema del socialismo e della pianificazione è il fatto di non rispettare, cito, il principio liberale fondamentale della depoliticizzazione, la Entpolitisierung, la depoliticizzazione dell'ambito economico è quello della divisione assoluta tra Stato ed economia, tra sovranità e apparato di fornitura di beni immateriali, tra potere politico e potere economico. Chiaro di così? Quindi sovranità, interventismo economico, pianificazione, socialismo, per Röpke sono tutti sinonimi. Cioè esprime perfettamente questo fatto quando scrive, per esempio, il controllo coercitivo del processo economico, ovvero la pianificazione, coincide con la sovranità dell'unità politica. Essere sovrani vuol dire pianificare, non possiamo essere sovrani, non possiamo pianificare. Ma non è tutto, perché non solo è contro la sovranità, ma ne ribalta completamente il contenuto, o meglio, la svuota proprio del suo significato, perché dice il luogo della sovranità non è lo Stato, il luogo della sovranità è il mercato che decide. E a me questa cosa fa molto pensare, perché quando ormai dalla crisi del 2008 sentiamo dire i mercati hanno deciso, i mercati oggi stanno male, i mercati hanno una crisi esistenziale, i mercati, insomma, c'è sempre questa idea per cui il mercato ha tutto il diritto di decidere su come, sugli effetti che appunto avrà sulle nostre vite. E poi Röpke scrive anche, mentre il sovrano mercato in quanto tale appartiene alla sfera impolitica del privato,
il nuovo sovrano, in senso negativo, è la stessa sovranità nazionale. Cioè, il punto è che l'economia viene appunto completamente emancipata dall'ambito delle decisioni politiche, cioè si slega completamente dalla democrazia e diventa fondamentalmente un oggetto privato. Dice anche, per esempio, l'economia cessa di essere un politicum, potrei andare avanti all'infinito, ma vi cito soltanto un altro brano di Röpke, dove dice: l'essenza del capitalismo consiste nel fatto che il mercato decide sulla produzione e sulla domanda e che la sovranità e la sfera economica devono essere fondamentalmente scisse l'una dall'altra. Ora, questo stesso problema dei limiti della democrazia e dei limiti della sovranità lo ritroviamo anche in un altro pensatore neoliberale, che invece è Friedrich August von Hayek, che era austriaco, allievo di Mises, che ha insegnato alla LSI, poi è stato a Friburgo e aveva dei rapporti molto stretti con gli ordoliberali, anche se ovviamente la sua impostazione ideologica e teorica non coincide perfettamente con l'ordoliberalismo, spesso si tende a mischiare queste due scuole. Però adesso a noi non interessa fare una genealogia precisa di tutte le teorie neoliberali, perché il tempo a disposizione è poco, quindi voglio concentrarmi sulla concezione che Hayek ha dello Stato e dell'economia, no? Perché anche qui ovviamente c'è tutta una riflessione che mira a delegittimare lo Stato sociale, chiaramente, e affermare la libertà di mercato. E anche qui tutto il discorso poi ruota attorno ai limiti del governo e all'autonomizzazione della sfera economica rispetto alle ingerenze sociali. Hayek ci dice che il compito fondamentale dello Stato è la protezione della libertà individuale, non sia mai la realizzazione della giustizia sociale, cioè lo Stato non può riconoscere e garantire diritti sociali. Ora vediamo perché. Hayek distingue due tipi di Stato: uno Stato teleocratico, quindi uno Stato che ha in sé un telos, un fine, e uno Stato nomocratico, un ordine astratto. Lo Stato teleocratico intende realizzare specifici scopi e quindi difendere determinati valori, scusate, che possono essere di natura religiosa, di natura etnica, di classe, quindi possono avere un'ispirazione socialdemocratica, un'ispirazione nazionalsocialista, eccetera, eccetera. All'interno della concezione dello Stato teleocratico, la politica e il diritto sono teleologici. In che senso sono teleologici? Nel senso che lo scopo del diritto, anche qui, è la creazione di una cornice giuridica all'interno della quale gli individui possano realizzare i loro scopi individuali. Una cornice giuridica che possa realizzare determinati scopi politici, attenzione, perché stavo dicendo una fandonia, cioè qui lo Stato di diritto non ha alcun valore in sé, ma è subordinato agli scopi che intende realizzare, ovvero non ha una finalità in se stesso, ma fuori di sé. Non è un fine, ma è un mezzo. Adesso spero si capisca, piano piano. Diciamo nello spazio di lo Stato nomocratico, invece, ha un funzionamento completamente diverso, perché fornisce la cornice giuridica entro la quale gli individui singoli possono raggiungere appunto i loro scopi, facendo il miglior uso possibile del loro sapere, che è necessariamente limitato. Cioè, è un ordine astratto. Qui il bene comune non consiste, come nello Stato teleocratico, nel raggiungimento di determinati scopi collettivi più alti, ma semplicemente nel fatto che lo Stato di diritto stesso deve garantire la libertà. Quindi il suo scopo generale è assicurare agli individui la possibilità di scegliere come agire, no? Cioè il perseguimento di una molteplicità di scopi individuali. Ora, lo Stato teleocratico perché è pericoloso? Potremmo dire che Stato teleocratico per Hayek sia un po' un sinonimo dello Stato sociale, fondamentalmente. È pericoloso perché porta al collettivismo. Per esempio, Michel Foucault, in Nascita della biopolitica, parlava di un'invariante neoliberale, cioè di questa idea per cui, secondo tutti gli ordoliberali, tutti i neoliberali, non solo gli ordoliberali, qualsiasi tipo di intervento economico, dal più blando al più rigido al più pesante, avrebbe inevitabilmente portato all'instaurazione di un regime socialista o a una collettivizzazione dei mezzi di produzione.
E questo appunto è il pericolo insito nello Stato teleocratico. Mentre lo Stato democratico è un ordine vuoto, cioè garantisce soltanto la libertà individuale, come dicevamo prima. Il punto è che appunto, la condanna dello Stato teleocratico, quindi dello Stato sociale, questo secondo me è molto interessante, si fonda proprio su un'impossibilità gnoseologica, cioè su un'impossibilità conoscitiva, su un profondo scetticismo nei confronti delle capacità umane di immaginare una società, di disegnare una società, di poter dare alla società determinati obiettivi sociali. Cioè, nella misura in cui appunto Hayek fissa rigidamente i limiti conoscitivi dell'essere umano, fissa anche le sue capacità politiche. Perché? Perché se non posso sapere, se non posso conoscere, come faccio ad agire politicamente? No? Quindi è una squalifica a priori della conoscenza umana che comporta però un'impossibilità di agire politicamente. Perché se ho un sapere limitato, non posso costruire la società secondo determinati scopi, come per esempio la giustizia sociale. Sarebbe arbitrario, non c'è nessuna istanza che mi possa dire cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E quindi gli individui hanno un sapere limitato, possono conoscere soltanto ciò che avviene nella loro piccolissima porzione di realtà. Mai e poi mai arrogarsi il diritto di guardare il processo economico dall'alto o di immaginare una società dall'alto con, diciamo, una mente collettiva. Esistono soltanto ed esclusivamente scopi individuali. E il sapere quindi non esiste a livello collettivo, non possiamo immaginarci una società dandole degli obiettivi sociali, possiamo soltanto agire nella nostra piccola nicchia economica sviluppando, diciamo, delle skills adatte, qui si potrebbe parlare di Gary Becker, delle skills che servono ad affinare le nostre capacità strategiche nella lotta economica con altri individui, ma non possiamo metterci insieme e immaginare una società, questo è il punto. Ora, tutto ciò ha delle conseguenze gravissime sul piano politico, no? Perché? Perché, ripeto, gli esseri umani non possono immaginare, non possono disegnare, non possono costruire una società dall'alto, ma possono soltanto essere inseriti in una cornice giuridica, no? Che possa garantire la realizzazione dei loro scopi personali mediante l'impiego, appunto, di questo sapere individuale e limitato. Mentre, come abbiamo visto prima, lo Stato democratico astratto invece consente questa realizzazione di scopi personali senza però determinarne preventivamente il contenuto, come invece fa lo Stato teleocratico, perché se noi ci immaginiamo un certo tipo di società, inevitabilmente dobbiamo anche darle un certo contenuto, no? Lo Stato democratico, che è lo Stato dei neoliberali, è il grande sogno dei neoliberali, è uno Stato che garantisca soltanto ed esclusivamente una libertà negativa, cioè una libertà da, non una libertà di. Che significa che lo Stato garantisce soltanto una libertà negativa? Che gli individui devono essere protetti sia dalle coercizioni operate da altri individui, quella che Hayek chiama la coercizione orizzontale, che dalla coercizione ancora peggiore operata dallo Stato, quindi coercizione verticale. Dunque il punto è che se la libertà dello Stato democratico fosse invece concepita in termini di libertà positiva, cioè libertà di, allora lo Stato avrebbe un ruolo molto più attivo, molto più invasivo, cioè dovrebbe sostenere attivamente la realizzazione degli scopi degli individui, dovrebbe aiutare concretamente, materialmente gli individui nella realizzazione dei loro scopi. Però questo tipo di libertà per Hayek è la libertà del socialismo, è la libertà della socialdemocrazia, è la libertà, per capirci, dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che tutti sapranno a memoria, ma che se volete magari rileggo, così ci rendiamo conto di che cosa nega alla radice il neoliberalismo. Cioè l'articolo 3 della nostra Costituzione recita: è compito della Repubblica rimuovere azione attiva dello Stato. Quindi non ti sto garantendo soltanto uno spazio economico in cui tu ti possa muovere, sto dicendo che io Stato intervengo per aiutare te materialmente, quindi è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, e aggiungiamo di tutte le lavoratrici, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi è contro questo tipo di libertà che ce l'ha Hayek, ovviamente. Dunque, per Hayek, come per gli ordoliberali, solo ed esclusivamente l'economia di mercato è compatibile con uno Stato democratico.
Perché? Perché le regole dell'economia di mercato sono astratte, cioè riguardano i diritti di proprietà, la libertà di commercio, le regole della concorrenza, eccetera, eccetera. Cioè riguardano il processo di mercato, non i suoi risultati. E mi avvio alla fine. Quindi i risultati del mercato per Hayek non sono ingiusti perché derivano da un'infinità di transazioni. Noi non possiamo sapere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato perché abbiamo un sapere assolutamente limitato alla nostra minuscola porzione di realtà. Cioè questi risultati del mercato sono proprio fuori dalla portata dello Stato, il quale ovviamente non può risarcire chi ha perso nella lotta economica. Quindi tutto ciò che cosa implica? Implica fondamentalmente che è impossibile pianificare la società su basi razionali. Cioè è impossibile realizzare un determinato progetto socio-economico perseguendo obiettivi specifici. Gli esseri umani per i neoliberali non possono arrogarsi il diritto di costruire, diciamo in una maniera un po' complessa, un progetto complessivo di anticipazione razionale di chiari obiettivi politici, no? E tutto ciò è gravissimo perché? Perché Hayek fondamentalmente squalifica la capacità umana di immaginare e costruire una società futura in cui l'azione politica possa intervenire costantemente, cioè abdica alla politica. Non so quanto ho parlato perché non vorrei poi... No, sì, okay. C'hai 2-3 minuti, poi facciamo intervenire. Sì, no, l'ultima cosa che posso dire è che appunto rispetto a questa impossibilità di immaginare una società, perché il nostro sapere è necessariamente limitato, in Hayek c'è tutta una critica alla filosofia occidentale, c'è tutta una critica a quell'impostazione costruttivista della filosofia moderna, ci dice Hayek, perlomeno a partire da Cartesio e dai contrattualisti, per cui appunto secondo lui la realtà non può essere costruita attraverso un inveramento di un postulato della ragione, no? Cioè la ragione socialista è una ragione che rivendica un'onnipotenza epistemologica, cioè è una ragione che rivendica una capacità di sapere e di fare politica che gli esseri umani strutturalmente per i neoliberali non hanno e che non devono avere. Mi fermerei qui perché benissimo. Poi insomma se dopo ci sarà la discussione. Vi ringrazio molto. Grazie dottoressa Malatesta. Ora passiamo la parola al professor Ferraioli. Dopo il suo intervento ci saranno subito le domande, dato che poi il professore dovrà assentarsi per altri impegni. Le domande solo al professore, chi ce le ha se le prepari, e poi faremo intervenire il professor Roncaglia e poi faremo domande ai due relatori qui presenti. Molte grazie. Grazie dell'invito. Ma alla lettura dell'articolo 3, capoverso, da parte di Dionigio Malatesta, prego professore. Come lo Stato costituzionale di diritto, mi sentite? La democrazia costituzionale, quale è stata disegnata dalla Costituzione italiana, ma anche dalla Costituzione tedesca, ormai da tutte le Costituzioni avanzate, la Costituzione spagnola, la Costituzione portoghese, le Costituzioni latinoamericane, la Costituzione francese a seguito delle ultime modifiche, è un modello esattamente opposto all'immagine dello Stato suggerita da questo neoliberismo, che peraltro si è venuto affermando per ragioni ben più che teoriche di carattere pratico, e cioè al carattere globale che hanno assunto i mercati. Che cos'è lo Stato nel nuovo modello disegnato dalle Costituzioni successive alla guerra? Non dimentichiamoci che si è trattato di una vera rivoluzione istituzionale. Le Costituzioni prima della Seconda Guerra Mondiale, lo Statuto Albertino, ma anche la Costituzione di Weimar, per quanto leggi solenne, avevano forza di legge, erano delle Costituzioni flessibili. E proprio per questo il fascismo e il nazismo hanno potuto farle a pezzi senza formalmente violare i principi costituzionali, perché hanno conquistato con le elezioni il potere e attraverso la legislazione hanno distrutto le costituzioni del loro tempo. La grande conquista
che grazie alle lezioni del passato si è realizzato con le costituzioni del dopoguerra, è stato aver stabilito il carattere rigido delle costituzioni. Cioè la Costituzione italiana non è modificabile dalle leggi e le leggi in contrasto con la Costituzione sono destinate ad essere annullate da uno specifico organo che si chiama Corte Costituzionale. La stessa cosa è avvenuta in Germania e è avvenuta in maniera molto più radicale nelle Costituzioni più recenti che hanno stabilito una rigidità assoluta di alcuni principi fondamentali come l'uguaglianza, i diritti fondamentali e la separazione dei poteri, in forza della quale nessuna maggioranza può modificare alcuni principi costitutivi della democrazia costituzionale. La seconda innovazione introdotta dalla Costituzione italiana, dalla Costituzione dalla legge fondamentale della Repubblica tedesca, dalle recenti costituzioni, un'innovazione che è potuta realizzarsi grazie alla prima, cioè alla rigidità, è stata costituita dai limiti e dai vincoli costituzionali imposti dai diritti fondamentali, e quindi non solo dei diritti di libertà, ma anche dei diritti sociali, alla sovranità statale, al potere dello Stato. In forza di questi limiti e vincoli possiamo distinguere nella democrazia costituzionale, oltre alla tradizionale dimensione politica legittimata dalla rappresentanza e che riguarda quella che io ho chiamato la sfera del decidibile, una serie di limiti e vincoli consistenti in ciò che nessuna maggioranza può decidere, la soppressione della vita di un uomo, la lesione delle libertà fondamentali, e di ciò che qualunque maggioranza deve decidere, e cioè la garanzia del diritto alla salute, all'istruzione. E naturalmente questa seconda sfera di ciò che qualunque maggioranza deve decidere, cioè il vincolo rappresentato dai diritti sociali, comporta un'obbligazione degli stati che si realizza attraverso la costruzione dello Stato sociale, l'introduzione di istituzioni di garanzia, quali sono state in Italia il servizio sanitario globale, il servizio sanitario nazionale gratuito, che peraltro è stato in parte distrutto dalle recenti leggi, la scuola obbligatoria, la scuola pubblica e via dicendo. È successo peraltro che lo Stato nazionale, nel momento in cui ha raggiunto il suo perfezionamento giuridico attraverso le costituzioni rigide, ed è stato esportato in tutto il mondo, perché non dimentichiamo che lo Stato moderno è una creazione che non ha più di 3-4 secoli e che è stato appunto nel Novecento, praticamente tra 800 e 900, diffuso in tutto il mondo, ha finito per fallire, e cioè per perdere la propria autonomia, la propria sovranità in forza della globalizzazione. E quindi della asimmetria che si è venuta producendo tra il carattere globale dell'economia e il carattere locale della politica e del diritto, sostanzialmente locale. In forza di questa asimmetria, al di là delle teorie, al di là delle culture, per un fatto puramente obiettivo, la politica si è subordinata all'economia e quindi l'ordoliberismo ha finito per prevalere al di là delle questioni teoriche. Non sono più gli stati che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le imprese, le grandi imprese, i grandi mercati che mettono in concorrenza gli stati, privilegiando per i loro investimenti i paesi in cui possono sfruttare il lavoro in maniera schiavistica, possono corrompere i governi, devastare l'ambiente e non pagare le imposte. E io credo che proprio questa concorrenza al ribasso sia alla base dell'abbassamento delle imposte in tutto l'Occidente. Non dimentichiamo che negli Stati Uniti le aliquote
sul reddito erano ancora i tempi di Johnson del 70%, i tempi di Roosevelt addirittura al 90%, oggi sono crollate al 35%, lo stesso è avvenuto in Italia, perché questa dipendenza dei mercati produce anche questo abbassamento delle imposte grazie a un conflitto di interesse, diciamo, all'interno della stessa economia. I grandi manager possono, diciamo, decidere per se stessi compensi miliardari, proprio perché non sono questi compensi quasi interamente, qualora ci fosse una vera progressività che arrivasse al 90%, diciamo, confiscati dallo Stato. Ed oggi abbiamo una disuguaglianza che arriva alle cifre che danno tutti gli economisti, sono spaventose, l'1% della popolazione mondiale possiede metà della ricchezza mondiale, le 8 persone più ricche del mondo, la stessa ricchezza della metà più povera del mondo. Questa disuguaglianza è cresciuta enormemente negli Stati Uniti, in Europa in misura minore, ma è un processo progressivo che si regge su questa ideologia liberale, e io credo che qui occorrerebbe fare un minimo di alfabetizzazione concettuale, perché io credo che ci sia una forte mistificazione alla base dell'ideologia liberista, direi anche liberale, e cioè l'identificazione tra libertà e proprietà. Le libertà sono diritti fondamentali, la base dell'uguaglianza, al pari dei diritti sociali. La proprietà privata, viceversa, spetta singolarmente, excludendi alios, e alla base della disuguaglianza, spetta a ciascuno con esclusione degli altri. E quindi c'è stata un'operazione ideologica all'origine del liberalismo nel usare la stessa parola diritti per identificare sia i vecchi diritti patrimoniali di derivazione romanistica, il credito e la proprietà privata, e i diritti fondamentali elaborati e costruiti dalla filosofia contrattualistica, dalla filosofia giusnaturalistica, da Thomas Hobbes, poi da Locke, e poi da il diritto alla vita soltanto in Hobbes, i diritti di libertà in Locke, e poi i diritti politici, i diritti civili elaborati dalla tradizione liberale e poi che hanno fatto la loro comparsa in quei contratti sociali in forma scritta che sono state le Costituzioni. Si è avuta, in altre parole, una identificazione in un'unica categoria di 3 figure molto differenti tra di loro. Innanzitutto la proprietà privata come diritto reale, cioè come la proprietà su questa camicia, questa casa, questa penna, che è un diritto reale, base della disuguaglianza, excludendi alios, trasferibile, alienabile, disponibile, e per altro verso i diritti fondamentali, che sono viceversa base dell'uguaglianza, indisponibili, inalienabili, e conferiti a tutti da norme di carattere generale ed astratto, e quindi non, diciamo, alienabili o disponibili nel mercato. E per altro verso, all'interno dei diritti fondamentali, la distinzione fra quelli che sono i diritti di autonomia, sia politica che civile, e i diritti di libertà e i diritti sociali. I diritti di autonomia sono i diritti che consistono in poteri. Poteri politici che si manifestano nel diritto di voto e quindi nella rappresentanza e poteri economici. Cosa intendiamo per potere sul piano giuridico? Intendiamo quelle facoltà il cui esercizio produce effetti nella sfera giuridica altrui. Allora, l'enorme mistificazione, direi il capolavoro ideologico del liberismo, è stato aver confuso le libertà fondamentali, la libertà di coscienza, l'immunità da torture, la libertà personale contro provvedimenti coercitivi illegittimi, la libertà di riunione, la libertà di associazione,
cioè quelle libertà che secondo la nozione kantiana convivono senza interferire nelle libertà degli altri, con quelle forme di autonomia, anche se diritti fondamentali perché sono conferiti a tutti in quanto capaci d'agire, e cioè in quanto capaci di negoziare, che viceversa si esercitano attraverso atti negoziali che producono effetti nella sfera giuridica altrui, nei rapporti di lavoro, nei rapporti commerciali. E quindi si sono presentate come libertà quelle che sono poteri. E non a caso i liberisti hanno visto nel colpo di Stato che ha ucciso Allende e posto fine alla democrazia cilena e ha portato al potere Pinochet la, diciamo, affermazione del liberismo, cioè della proprietà privata e dei poteri del mercato, che sono evidentemente diritti legittimi, ma di grado subordinato costituzionalmente ai diritti fondamentali, perché non solo la proprietà privata è un diritto patrimoniale regolato dal diritto civile, che è una legge ordinaria, ma anche i diritti del mercato si esercitano attraverso negozi giuridici che nella gerarchia delle fonti sono subordinati sia alla legge che alla Costituzione. Qui c'è una mistificazione ideologica che purtroppo continua, diciamo, a minacciare la nostra democrazia. La stessa parola Stato di diritto è un'espressione sintomatica dell'idea che soltanto lo Stato sia il luogo del potere, mentre al di fuori dello Stato c'è solo libertà. E viceversa dobbiamo riconoscere, se definiamo potere qualunque facoltà il cui esercizio produce effetti nella sfera giuridica altrui, che esistono poteri privati che come tali devono essere subordinati alla legge, secondo il disegno dello Stato di diritto, ancora prima che dello Stato costituzionale. E allora dobbiamo riconoscere che la globalizzazione ha, diciamo, di fatto, ma non di diritto, e dobbiamo leggere questo fenomeno come un fenomeno illegittimo, in contrasto non solo con le nostre costituzioni, ma anche con le tante dichiarazioni e convenzioni e patti sui diritti fondamentali, in quanto ha capovolto, come dicevo prima, il rapporto tra economia e politica. Non è più la politica che governa l'economia, ma viceversa. E soprattutto ha prodotto una gigantesca confusione dei poteri. Non solo confusione dei poteri, ma in un certo senso un capovolgimento della gerarchia dei poteri. Nella logica della democrazia costituzionale esiste, diciamo, una fonte di legittimazione della politica che consiste nelle elezioni, quindi nel primato della società, che una volta era organizzata in partiti che, diciamo, condizionano attraverso le forme della rappresentanza le istituzioni politiche e quindi il Parlamento. Il Parlamento è sovraordinato al governo che richiede la fiducia del Parlamento. Il governo è in grado di governare l'economia e per l'appunto di stabilire non soltanto le regole della concorrenza, ma anche i limiti innanzitutto determinati dalla garanzia del lavoro che la Costituzione italiana identifica come il fondamento della Repubblica e quindi i diritti dei lavoratori, i diritti sociali, i vari diritti fondamentali che valgono non soltanto nei confronti della politica, ma anche dell'economia. Che cosa è avvenuto? È avvenuto grazie a una decisione politica, la trilaterale, a un certo punto si è detto la democrazia è incompatibile con il mercato, e si è assunto e si è deciso che i veri sovrani assoluti, oltretutto impersonali rispetto ai sovrani del passato, invisibili, irresponsabili sono i mercati e gli stati sono per l'appunto il loro strumento, anche perché essendo la loro portata soltanto locale,
devono rispondere alla logica del mercato che, come dicevo all'inizio, sposta i propri investimenti dove più fa comodo alle grandi imprese, con il risultato di produrre aumento della disuguaglianza, la predazione delle risorse, insomma, le grandi catastrofe che stanno incombendo sul futuro dell'umanità, a cominciare dal riscaldamento climatico determinato dallo sviluppo industriale incontrollato, illimitato, senza i limiti richiesti dalla necessità di garantire la sopravvivenza dell'umanità sotto questo aspetto, quindi limiti e vincoli, come dovrebbero essere un demanio planetario, la ricostruzione, però un demanio costituzionale e non nazionale. Il demanio esiste anche in Italia, stabilito dal codice civile, che è una legge ordinaria che con legge ordinaria è stato privatizzato, almeno in alcune sue parti. Il demanio è una garanzia della natura tanto quanto è costituzionalizzato e quindi occorrerebbe stabilire a livello di trattati una Costituzione della Terra, quale ho proposto in questi ultimi tempi, o comunque un progetto costituzionale di cui parlerò brevemente alla fine del mio intervento, che dovrebbe per l'appunto sottrarre al mercato, alla mercificazione e soprattutto alla devastazione, l'acqua potabile, sempre in quantità minore, tanto che a un certo punto ci sarà l'impossibilità di sopravvivere, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, quelle che già Gaio 2000 anni fa chiamava le res communes omnium e che il demanio, una figura inventata nell'alto medioevo, ha sottratto per l'appunto al mercato. E per altro verso, limiti e vincoli ai poteri selvaggi degli stati dotati di armamenti nucleari, attraverso un costituzionalismo di diritto privato e un costituzionalismo dei beni, la messa al bando dei beni micidiali come le armi atomiche, cosa che era cominciata nel 67, poi nell'accordo Gorbaciov-Reagan, e vediamo adesso viceversa che si sta percorrendo il percorso esattamente inverso. Ma torniamo alla questione per l'appunto della democrazia e quindi della sovranità. La sovranità, dicono le nostre costituzioni, appartiene al popolo, che è una frase molto, generica ed equivoca. Io credo che l'unico senso che rende questa tesi compatibile con il costituzionalismo consiste nel fatto che dobbiamo innanzitutto riconoscere che in uno stato di diritto di tipo costituzionale non esistono poteri costituiti non sottoposti alla legge. La sovranità, lo diceva Kelsen, è sotto questo aspetto un concetto in contrasto con il diritto, con l'idea stessa di Costituzione. Non esistono e non devono esistere poteri costituiti sovrani, neanche il Parlamento che è soggetto alla Costituzione nelle democrazie avanzate. Poi ci sono le autocrazie, che è un altro discorso, evidentemente. Sovranità al popolo quindi significa una garanzia negativa. Significa che la sovranità appartiene al popolo e a nessun altro. E quindi nessun Parlamento, nessun Presidente, nessuna istituzione costituita può appropriarsene e usurparla. Ma poiché il popolo è l'insieme di milioni di persone, sovranità popolare in positivo significa, questa è una definizione che ho proposto più volte, la somma di quei frammenti di sovranità che sono i diritti fondamentali, poteri e contropoteri che spettano a ciascuno di noi e a tutti noi, quindi al popolo. E quindi in questo senso che disegnano la democrazia, hanno a che fare con la democrazia in maniera ancora più pregnante di quanto non abbia a che fare il principio di maggioranza. Il principio di maggioranza fonda la democrazia politica. Ma la dimensione sostanziale, cioè i contenuti, ciò che nessuna maggioranza può decidere a garanzia delle libertà e deve decidere a garanzia dei diritti sociali,
allude al popolo in un senso molto più pregnante, nel senso cioè che è legittimo l'esercizio del potere non in quanto voluto da tutti, ma in quanto garantisce tutti. Garantisce tutti in quanto tutti sono titolari di questi diritti. Bene, dobbiamo riconoscere che la globalizzazione ha sconvolto questo assetto. Lo ha sconvolto, ma questo richiede dalla cultura giuridica, dalla cultura politica, dalla cultura in generale, un risveglio della ragione che rifondi le istituzioni all'altezza dei nuovi poteri selvaggi rappresentati dai poteri economici globali e dai poteri degli stati sovrani più potenti perché dotati di armamenti nucleari. Se il costituzionalismo consiste in un sistema di limiti e di vincoli imposti ai poteri altrimenti selvaggi a garanzia dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali di tutti, è cambiata la geografia dei poteri. I poteri che contano si sono trasferiti fuori dei confini statali e quindi non rispondono più, non sono più sottoposti né a controlli politici né a controlli giuridici. Il diritto internazionale è un grande caos, è una grande confusione, ci sono migliaia di istituzioni, nessuna delle quali è in grado di garantire i diritti sociali a livello internazionale, che pure sono stipulati nelle tante carte dei diritti che affollano il nostro ordinamento. E per altro verso si sono manifestati fenomeni che non erano previsti in quella grande stagione costituente che è stato il 45-49. Il riscaldamento climatico. Ogni anno produciamo più gas serra dell'anno precedente e in questo modo è inevitabile che parti crescenti della Terra sono destinate a diventare inabitabili. L'incubo nucleare. Ci sono 15.000 testate nucleari, 50 sono sufficienti a distruggere l'umanità. E la guerra. Abbiamo la promessa della pace stipulata nella Carta dell'ONU. Abbiamo i diritti fondamentali stabiliti in tante carte, alla salute, all'istruzione, ma non è stato fatto niente per attuarle. Non sono state introdotte leggi di attuazione per attuarle, anche se basterebbe molto poco, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anziché 4 miliardi di provenienza prevalentemente privata ogni 2 anni, avesse non 4, ma 4.000 e forse 10.000 miliardi, in grado di portare gli ospedali e i medici e i farmaci salvavita, i vaccini in tutto il mondo, e lo stesso vale per la FAO in materia di alimentazione di base, lo stesso vale per l'UNESCO in materia di istruzione. Tutto questo può essere costruito e va costruito perché diversamente dallo stato di natura teorizzato da Hobbes, ripreso da Locke, da tutta la filosofia contrattualistica, la società, diciamo, internazionale, dei mercati e degli stati sovrani, molti dei quali 9 con la precisione, forniti di armamenti nucleari, equivale a uno stato di natura che, a differenza dello stato di natura hobbesiano, non è popolato da lupi naturali, ma da lupi artificiali, gli stati dotati di armamenti nucleari e i mercati, dotati di una capacità distruttiva incomparabile con quella della forza dei lupi naturali di Thomas Hobbes. E ci troviamo di fronte a sfide che mettono per la prima volta in pericolo la sopravvivenza dell'umanità. Il riscaldamento climatico, la devastazione della natura, il fatto che abbiamo già oggi meno della metà delle riserve di acqua potabile che avevamo in passato, la distruzione della natura, il pericolo delle guerre nucleari, una crescita delle disuguaglianze il cui prodotto è inevitabilmente terrorismi, fanatismi, fondamentalismi,
e per altro verso le migrazioni che sono destinate a crescere. Quindi un mondo di questo genere non può sopravvivere. Non può sopravvivere, richiede dalla cultura giuridica una rifondazione del patto di convivenza. Una rifondazione consistente semplicemente nel prendere sul serio quello che è già scritto nel diritto vigente. Perché nel diritto vigente abbiamo già a livello internazionale tante carte dei diritti umani, oltre alla Carta dell'ONU, solo che diversamente dai diritti patrimoniali che nascono insieme alle loro garanzie, intendo per garanzie gli obblighi o i divieti corrispondenti a quelle aspettative positive o negative in cui consistono tutti i diritti soggettivi, siano patrimoniali sia fondamentali, mentre i diritti patrimoniali nascono insieme alle loro garanzie, il debito insieme al credito, la proprietà privata insieme al divieto di lederla, i diritti fondamentali, a cominciare da quelli stabiliti a livello internazionale, richiedono, ma io aggiungo, impongono leggi di attuazione. Impongono leggi di attuazione consistenti nella creazione di istituzioni globali di garanzia che assicurino per l'appunto la salute, l'istruzione, la sussistenza in tutto il mondo. Non possiamo continuare decentemente a proclamare come valori dell'Occidente i diritti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, quando questi diritti sono malamente garantiti nei nostri ordinamenti e sono lesi per i tre quarti dell'umanità. E quindi già sulla base del diritto vigente c'è l'obbligo di realizzare. E qui c'è un'altra questione di fondo che ha a che fare con la nozione stessa di Costituzione e di costituzionalismo. Secondo un'idea diffusa, che non a caso è stata elaborata da un giurista indebitamente considerato un grande giurista, e che io trovo viceversa semplicemente un giurista nazista, Carl Schmitt, non è affatto vero che la Costituzione ha un nesso concettuale con lo Stato nazionale, con il popolo. Questa era l'idea di Schmitt, che identificava la Costituzione tedesca con l'espressione dell'identità del popolo tedesco. Un'identità omogenea, diceva, perché la minoranza deve far propria la volontà espressa dalla maggioranza avendo deciso di partecipare alle elezioni, di qui la logica del nemico, identificato con chiunque dissenta, o sia diverso, o sia opponga. E questa idea, a parte questi nefasti corollari, è presente ancora nella costituzionalistica odierna. E viceversa è smentita, smentita, anche se le questioni teoriche sono stipulative e non si smentiscono, ma questo, in questo caso è veramente smentita dalle stesse costituzioni e anche dalle carte internazionali, che stabiliscono l'uguaglianza, che consiste precisamente nell'uguale valore associato a tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente, di ciascun individuo una persona uguale alle altre. Questa è l'uguaglianza liberale realizzata attraverso le garanzie delle libertà fondamentali e l'uguaglianza sostanziale dell'articolo 3 capoverso, realizzata attraverso la ridistribuzione della ricchezza e quindi la garanzia dei diritti sociali. Tutto questo vale anche a livello internazionale, perché esistono a livello internazionale carte che stabiliscono esattamente le medesime cose. E quindi io credo che il compito della cultura giuridica, e questo darebbe un fascino nuovo alle nostre discipline, qualora smettessimo un costume, che io sono molto vecchio, che si è affermato soprattutto in questi ultimi 20-30 anni, che è un po' un'ossessione, soprattutto della filosofia politica, la concezione realistica delle nostre discipline che dovrebbe consistere nella pura descrizione dell'esistente. Anche se l'esistente non è un fenomeno naturale, c'è l'idea di naturalizzare la realtà, naturalizzare la politica, l'economia, i fenomeni sociali, che sono fenomeni artificiali. La grande, diciamo, il grande vizio ideologico dell'ideologia liberista, oltre a quello di aver identificato libertà e proprietà, di aver fatto questa confusione concettuale, di aver presentato come libertà quelli che sono i poteri, è consistita nell'aver naturalizzato quello che è artificiale.
tutto è artificiale, la politica, l'economia, il diritto, la pace, diceva Kant, la guerra è un fenomeno naturale, la pace è un fenomeno artificiale, che richiede di essere istituita. Ma artificiale è anche la democrazia. Naturale è la legge del più forte economicamente, del più forte fisicamente, nei rapporti uomini-donne, di chi è più forte politicamente. Mentre i diritti fondamentali sono tutti leggi del più debole, in alternativa alle leggi del più forte, che si affermano inevitabilmente in loro assenza. E quindi dobbiamo essere consapevoli che di fronte al dominio oggi della legge del più forte, la cultura giuridica ha il compito, e anche quella politica, di leggere come violazione del diritto i fenomeni di commissione, e cioè violazione della libertà fondamentale da parte di regimi dispotici, e come violazioni per omissione, le lacune, e cioè la mancata attuazione dei diritti fondamentali, a cominciare dai diritti sociali, che pure sono stabiliti, in particolare nei patti sui diritti economici, sociali, oltre che politici e di libertà del 66, e poi in tantissime altre carte internazionali. E a questo proposito non si tratta soltanto di rispettare il diritto, ma si tratta di identificare in questo risveglio della ragione, in questo riconoscimento dei mercati come luoghi di poteri che non vanno ovviamente soppressi, come viceversa è stato vagheggiato dall'ideologia comunista, ma vanno sottoposti alle leggi. C'è stata una serie di deformazioni del pensiero di Marx, e Marx è stato un gigante del pensiero, ma ci sono state delle, diciamo, cadute verticali, l'idea dell'estinzione dello Stato, dell'estinzione del mercato, naturalmente sostituiti poi da autocrazie e dalla disciplina. Il mercato ovviamente è una dimensione dell'autonomia civile, quindi va rispettato, ma va sottoposto alla legge, va sottoposto a una sfera pubblica e alle garanzie dei diritti di libertà e dei diritti sociali in materia di lavoro, in materia di garanzia dei consumatori, in materia di tutela dell'ambiente, in materia, cioè, dei mille limiti che occorre oggi imporre soprattutto al mercato. E allora io credo che oggi la vera sfida alla politica, una politica che abbia l'ambizione di tornare a governare l'economia e soprattutto a rappresentare gli interessi e la volontà, direi anche, degli elettori e non tanto gli interessi dei mercati, è per l'appunto rifondare il costituzionalismo all'altezza dei poteri selvaggi che oggi si sono sviluppati senza limiti e senza controlli. Non è un'utopia. Io direi che è l'unica risposta razionale, realistica, a un futuro in cui è in questione, come dicevo, la stessa sopravvivenza dell'umanità. Diciamo che 8 miliardi di persone, 197 stati sovrani, 9 dei quali dotati di armamenti nucleari, uno sviluppo industriale ecologicamente insostenibile e predatorio, non possono sopravvivere. Questa è la tesi di Hobbes, riferita allo stato di natura degli uomini. Dobbiamo essere consapevoli che non può sopravvivere, quindi una risposta realistica deve consistere in una ripresa della politica attraverso la rifondazione delle relazioni internazionali, che prenda sul serio quello che è già diritto vigente e che richiede soltanto di essere attuato. Non è un'utopia, è per l'appunto la risposta razionale, direi l'unica, la messa al bando delle armi nucleari e di tutte le armi da fuoco che producono 500.000 di morti ogni anno soltanto per omicidi, la messa al bando delle emissioni, diciamo, di gas serra, un costituzionalismo dei beni, un costituzionalismo del diritto privato oltre che del diritto pubblico, un costituzionalismo dei diritti sociali oltre che dei diritti di libertà, che va progettato perché l'alternativa
a questo che può sembrare un sogno, è l'incubo della realpolitik, che è la politica della guerra, la logica del nemico, la distruzione non solo, diciamo, delle persone marginali di quell'apartheid mondiale che è rappresentata da milioni di poveri che vivono e muoiono di indigenza, ma anche la nostra dignità, se vogliamo che questo diritti e questa dignità proclamata nelle Costituzioni non sia semplice retorica, ma sia viceversa effettiva. E sotto questo aspetto io credo che l'elemento positivo su cui concludo è che esiste già, mai come in passato, benché siamo 8 miliardi di persone rispetto ai 2 miliardi di 60 anni fa, quando io avevo 20 anni, esiste un'interdipendenza, un'integrazione, siamo tutti interconnessi, siamo tutti sottoposti alle stesse sfide, alle stesse catastrofi, abbiamo tutti l'interesse a sopravvivere perché viviamo tutti nella stessa barca e questo è l'unico pianeta che abbiamo e se non vogliamo essere l'ultima generazione, così si è intitolata questo movimento che appunto sta denunciando attraverso imbrattando i monumenti, se non vogliamo essere le ultime generazioni e ci stiamo comportando come se lo fossimo, l'unica alternativa è rifondare limiti e vincoli ai poteri selvaggi a garanzia dei diritti di tutti e quindi anche di quella sovranità di cui parlavo. Il vero problema è il tempo. Non faremo in tempo probabilmente, non abbiamo molto tempo, 30, 50 anni, un secolo, poco più. E può darsi che questi disastri siano irreversibili. E quindi c'è un'urgenza al di là degli obblighi, al di là dei principi, al di là dei valori. Molte grazie. Bene, come dicevo, questo è il momento per le domande al professor Ferraioli, se qualcuno ha delle domande da porre. Prego, Gian Domenico, si sente meglio se si avvicina? Viene qua. Si sente? Diciamo un dubbio di fondo e mi chiedevo, mettiamola così, mi è venuto in mente parlando di Allende, un discorso del 72, dove in qualche modo lui dice che in quel momento che sta avvenendo una transizione rispetto a quello di cui si è parlato, e diciamo il capitalismo globale in questo senso, mi chiedevo, comunque sono passati 50 anni da quel momento, noi siamo ancora effettivamente in un... No. 50 anni non ho capito. No, dicevo, questo pare... Ok, qui forse mi sente meglio. Mi chiedevo, in qualche modo questo paradigma neoliberista di cui stiamo parlando, come emerge per esempio in un discorso di Allende del 72, ma quello di cui si era parlato anche durante la discussione adesso, obiettivamente questo è avvenuto 50 anni fa. Senz'altro questa linea di tendenza è andata ad acuirsi, non sto dicendo che sia in crisi il neoliberismo, però quello che dico, non stiamo già assistendo a un cambio di paradigma, se vogliamo in una direzione ulteriormente totalitaria, o comunque più totalitaria, o comunque un cambio di paradigma ulteriore, mettiamola così, perché ho l'impressione che in qualche modo... nel senso, questo processo sia sì iniziato negli anni 70, però durante questi 50 anni in cui si è sviluppato, ho l'impressione che siamo alle soglie di un ulteriore cambio di paradigma. E mi chiedevo quindi, a parte che questo, diciamo, impone anche la necessità di trovare nuove ipotesi di soluzione. E poi mi chiedevo, in realtà la domanda vale per entrambi, poi adesso magari possiamo parlare dopo se... però mi chiedevo, secondo voi, siamo veramente ancora nel paradigma neoliberista? Oppure dovremmo invece cercare di
trovare nuovi strumenti critici per capire in quale sistema siamo. Io in particolare sto pensando ad esempio a quel libro uscito nel 2019, Il capitalismo della sorveglianza, ad esempio, di quella accademica, Zuboff. Sì. Mi chiedevo, non è che effettivamente le regole del gioco sono pure cambiate in questi 50 anni? E quindi dobbiamo fare i conti con un nuovo paradigma che si ha magari estremizzato quegli aspetti di cui abbiamo parlato, non è che li abbia superati, certo, non in direzione di uno stato sociale, però non è cambiato già il paradigma? Questo mi chiedo. Beh, credo forse può rispondere innanzitutto Olimpia Malatesta, oppure potete, se volete posso rispondere io. Secondo me non è cambiata affatto. La tecnologia, però, la tecnologia digitale, quella che stiamo utilizzando attualmente, si è immediatamente messa al servizio del mercato ed è molto difficile che viceversa, comunque non è avvenuto, che si sia messa al servizio della democrazia. E quindi il mercato ha gli strumenti ulteriori di controllo, basta pensare per l'appunto all'enorme importanza che hanno le banche dati, e poi adesso si profila il problema dell'intelligenza artificiale, cioè ci sono tecnologie che se non si cambia sul piano strutturale la geografia dei poteri e non si ritorna a sottoporre, secondo la logica dello Stato di diritto, l'insieme dei poteri, non solo quelli statali, ma anche quelli del mercato, alla legge. E qui non si inventano anche tecniche di garanzie contro soprusi ed abusi, è chiaro che questo dominio finirà per crescere, per disciplinare ulteriormente le persone, e dobbiamo essere consapevoli che la risposta è rifondare il costituzionalismo al livello dei poteri che contano. Ma per far questo occorrerebbe rifondare i partiti. E alla radice di questo disastro, che è il crollo delle nostre democrazie, c'è stata la smobilitazione sociale dei partiti. Io da anni sostengo che i partiti dovrebbero rifondarsi attraverso una riformulazione anche della separazione dei poteri. Montesquieu non conosceva l'esistenza dei partiti. I partiti dovrebbero essere organi della società, fondati su una incompatibilità tra cariche e cariche elettive. I dirigenti possono andare in Parlamento, ma dovrebbero lasciare il posto ad altri in grado di controllarli. E senza partiti, cioè associazioni che organizzano la rappresentanza, che chiamano a rispondere, che con i loro congressi riescano per l'appunto a gettare la linea e a stabilire le candidature, la politica si è totalmente disancorata dalla sua base sociale e subordinata ai mercati. E per altro verso, utilizzare le sedi internazionali per rifondarle, a cominciare dall'Unione Europea, è un processo troppo lento. L'ONU poi addirittura ormai è diventato un fantasma e occorre viceversa rifondarlo. Ma è chiaro che si rifonda tutto sulla base di un pensiero costituente, non basta la volontà, ci vuole un progetto costituzionale. E questo lo devono fare i giuristi, gli intellettuali, insomma dobbiamo farlo tutti, e se possibile dal basso. Io ho proposto un progetto di costituzione che ha un senso solo se si trasforma un processo dal basso in cui tutti propongono emendamenti, affrontano i problemi e producono una pressione sulla politica. E naturalmente però non possiamo essere ottimisti, ma sappiamo quali dovrebbero essere le strade per uscire da questa crisi. Sentiamo quello che dice Olimpia, perché la domanda mi pare che era rivolta soprattutto ad Olimpia Malatesta, appunto. Sì, no, grazie, sì. Io, diciamo sì, era anche rispetto al fatto di individuare una struttura che possa legislare su questo piano,
cioè un'impressione che si abbia a che fare anche con un impero tecnologico che impone ripensare il paradigma e quindi era anche rivolta a lei in questo senso, però grazie mille della risposta. Ci sono altre domande? Prego. Buongiorno. Io non sono né un politico, né un sociologo, né uno storico, sono medico, quindi cos'è? E sono affascinato da questo dibattito, però mi pongo sempre il problema, vabbè, dai dibattiti, diciamo, teorici, come ci si sposta sull'elemento del che cosa si può fare e come lo facciamo. E lei ha dato alcune indicazioni, secondo me, molto interessanti, però secondo me molto contraddittorie, se mi permette. Perché lei ha elencato tutti gli aspetti di tipo costituzionalista, poi riportati anche a livello internazionale, cioè l'ONU, OMS, tutte queste strutture che sono state create ed era il frutto di un processo politico che portava in una certa direzione. Sono state distrutte. Io che mi occupo di sanità nella mia carriera, adesso sono pensionato, l'OMS è un disastro, ma non un disastro perché è incapace, è un disastro perché oggi è strumento del capitale, direttamente strumento del capitale. La gestione della pandemia è stata una cosa disastrosa, su questo bisognerebbe ogni tanto fare un'analisi, pochi la vogliono fare, anche perché all'interno del nostro piccolo mondo ci siamo fortemente divisi, ma la gestione della pandemia è stata una gestione reazionaria e fondamentalmente diretta agli interessi del capitale. Allora, noi abbiamo avuto 70 anni in cui abbiamo costruito delle strutture che non solo sono crollate, ma sono diventate strumento del potere e strumento dei processi di diversificazione dell'accumulazione del capitale. Io ho lavorato nelle aziende farmaceutiche degli anni 70, la trasformazione delle aziende farmaceutiche degli anni 70 al 90 sono state drammatiche, cioè all'interno del capitale c'è stato un processo di ristrutturazione profonda. E però poi alla fine lei mi dice dobbiamo riproporre quel tipo di struttura. Ma la prima cosa è perché quello è fallito? E secondo me è fallito perché la politica ha perso, la politica delle persone. Io sono abbastanza pessimista, come mi pare è lei. Ma nel pessimismo dico, ok, cos'è che si può fare? Ma certamente, secondo me, oggi partire semplicemente, e in questo colgo anche l'elemento delle precedenti domande che dice, ma forse ci sono dei paradigmi leggermente diversi da cui dobbiamo partire. Ed è vero che i paradigmi sono simili a quelli, però per alcune cose sono cambiati radicalmente. Radicalmente anche perché l'elemento tecnologico è estremamente rilevante. Quindi la mia domanda è, ok, va benissimo provare a riarticolare l'elemento delle costituzioni, ma sulle spalle di chi e su quali piedi? E come si riesce oggi a organizzare questo? Perché sinceramente a me pare che senza la capacità di organizzare grandi masse capaci di contrastare questo potere è molto difficile, quindi le contraddizioni secondo me sono molto molto evidenti. Grazie. Ma non vedo la contraddizione,
Diciamo che tutto questo è avvenuto proprio perché lo Stato, secondo quanto ha detto, ha spiegato l'India alla testa, si è trasformato in uno strumento del mercato. È precisamente questa assurdità che va diciamo, negata e riparata. È contro questa assurdità che la politica deve ritrovare il proprio ruolo di governo dell'economia, attraverso la costruzione di una sfera pubblica che imponga limiti soprattutto al mercato, ovviamente anche agli stati sovrani, innanzitutto diciamo abolendo i confini e rendendo l'immigrazione possibile. I migranti sono l'odierno popolo costituente in grado di dar vita a un'umanità meticcia, ed è solo una vergogna di cui dovremo vergognarci, le politiche di tutti gli stati che hanno teorizzato il diritto di emigrare 4 secoli fa, a fondamento della conquista e delle colonizzazioni, quando eravamo noi che emigravamo e invadavamo il resto del mondo, e oggi viceversa, trasformano questo diritto in un delitto. Ma chiusa questa parentesi, il vero problema è per l'appunto costruire una sfera pubblica che prenda sul serio e subordini l'economia alla politica. E quindi ci sono alcune cose che i mercati non possono fare, non devono fare, e devono essere sanzionati se li fanno. E questo si può fare attraverso, io ho elencato alcune forme, il demanio. Professore, un attimo che abbiamo perso l'audio, scusi. E non so da quale punto si sia perso l'audio. Diciamo che la sfera pubblica va costruita a livello dei poteri che contano, e quindi a livello globale. E quindi per venire, per esempio, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve essere trasformata in un'organizzazione in grado di portare, si sentono di portare la salute, di portare le prestazioni sanitarie in tutto il mondo, senza distinzioni. È vero che la politica dei vaccini è stata una politica praticamente razzista, che ha pensato soltanto ai paesi più ricchi, ma questo perché per l'appunto non c'è un costituzionalismo e un diritto alla loro altezza. Vedo però che ci sono, forse ho inchiamato la testa, voleva dire qualche cosa. No, no, è che non la sentivamo più. No, volevo appunto dire che questa costruzione non è una costruzione. Perché il mio pessimismo? Perché la stessa cultura giuridica è diventata una cultura descrittiva, che assume come valido ciò che esiste, non solo come valido ma anche come giusto, comunque come inevitabile. No, viceversa, la storia è fatta di grandi, la creazione dello Stato di diritto dopo l'ansia regime, delle democrazie costituzionali all'indomani della liberazione, sono state delle enormi, mi sentite? Sì. Delle enormi rivoluzioni istituzionali, ma oggi la rivoluzione istituzionale forse è più importante nella storia dell'umanità, perché ne va in questione la sopravvivenza dello stesso genere umano, è precisamente un costituzionalismo a livello globale. Ricordiamoci che nel 1941, quando il nazismo aveva invaso l'intera Europa, fu progettato il manifesto di Ventotene. È proprio nei momenti di maggior difficoltà che occorre proporre l'alternativa razionale e farla crescere attraverso la diffusione di questa banalità, e cioè che se vogliamo prendere sul serio il principio della pace, dobbiamo mettere al bando le armi e sciogliere gli eserciti. È l'indicazione di Kant. La pace perpetua del 1796 parlava della necessità di abolire gli eserciti, che servono soltanto a fare le guerre oppure i colpi di Stato. E qui c'era un processo che era iniziato con il disarmo, la non proliferazione nucleare, ma occorrerebbe prendere atto dell'assoluta irrazionalità. Le armi producono soltanto morti. E lo stesso, insomma, cioè, esiste già la categoria dei beni illeciti, che sono le sostanze stupefacenti, che peraltro sono contro se stessi, quindi sono molto meno, diciamo, micidiali delle armi. E lo stesso vale per i limiti, i vincoli che devono essere imposti ai mercati.
non ha senso dire che i mercati possono produrre qualunque cosa vogliano, che non ci sia viceversa la necessità attraverso lo strumento fiscale, attraverso proibizioni della produzione di determinati beni, come per esempio le armi o le sostanze stupefacenti, limiti per l'appunto al mercato. Ma per questo ci vuole la volontà politica. La volontà politica può esserci se si sviluppa a livello di società, ormai una società mondiale interamente interconnessa, la necessità di cambiare strada, di affrontare finalmente i veri problemi che sono per l'appunto la disuguaglianza, la fame nel mondo, la devastazione della natura, il riscaldamento climatico, la produzione delle armi, le cose di cui parla il Papa, no? Sono cose ovvie, da cui dipende il nostro futuro, a cui dovrebbero essere interessati anche i ricchi e i potenti, perché anche per loro questo è l'unico pianeta che abbiamo. Anche loro stanno sulla stessa barca, ma loro singolarmente non possono far niente. Anche se fossero filantropi come Bill Gates, nessun filantropo può risolvere questi problemi. Nessun soggetto economico da solo e nessuno Stato da solo, per quanto potente. È necessario, appunto, il momento costituente che si manifesta, per esempio, nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, momenti costituenti sollecitati dal basso, diretti a rifondare e a prendere sul serio attraverso la creazione di istituzioni di garanzia, ben più che di istituzioni di governo. Le istituzioni di governo devono rimanere in capo agli Stati. A livello internazionale è necessario un coordinamento, sono più che sufficienti quelli che ci sono e che vanno ovviamente democratizzati attraverso l'eliminazione del potere di veto nel Consiglio di sicurezza, se vogliamo anche l'elettività dei membri dell'Assemblea Generale, ma quello che contano sono le istituzioni di garanzia, una sanità mondiale che non sia controllata dai privati, perché l'attuale 4 miliardi sono tutti di provenienza privata. E quindi non ci deve stupire quello che diceva l'intervento di prima il medico, che è stata, diciamo, che ha gestito, per quel che poteva, perché in realtà non aveva grandi poteri, in funzione dei suoi finanziatori. No, deve essere un'istituzione pubblica e quindi come tale portare la salute ugualmente a tutti, i diritti sociali sono uguali per tutti. Lo so che sembra un'utopia, ma intanto incominciamo a distinguere ciò che è improbabile da ciò che è impossibile. Non è vero che non esistano alternative. Tutto questo non è impossibile. È possibilissimo. E dobbiamo identificare nella miopia dei governi e negli interessi contingenti dei mercati i veri ostacoli a questi processi. Non c'è nulla di impossibile, tutto questo è artificiale, è opera degli uomini e ne portiamo la responsabilità. Bene, io a questo punto congederei il professore perché si è fatto mezzogiorno, come eravamo d'accordo. Grazie, mi scuso di questa. E vi ringrazio molto. Grazie a lei, professore, e buona giornata. Altrettanto. Arrivederci, professore, grazie ancora. Arrivederci, professore, grazie ancora. Va bene. Bene, allora adesso passiamo la parola al professor Roncaglia. E poi probabilmente lasceremo il tempo alle domande. Grazie, il tema che devo affrontare è potere economico e contropoteri. È un tema molto ampio, ne parlo in questo libro intitolato Il potere, e naturalmente cercare di riassumere un libro in pochi minuti non è molto facile, per cui rinvio alle domande per vedere quali aspetti voi preferite semmai approfondire e cerco di accennare a una serie di cose, non a tutte quelle che sono qui dentro. Allora, il punto fondamentale è che potere economico e contropoteri ci sono due tesi fondamentali. Una è che diciamo è quella del
level playing field, cioè in realtà il potere è abbastanza diffuso, se si garantisce la concorrenza, almeno per quel che riguarda l'economia, ma in realtà anche nel resto dei campi, pensate alla democrazia elettorale, eccetera, non ci sono grossi problemi, c'è una diffusione sostanzialmente equa, non perfettamente egualitaria perché entra l'elemento della meritocrazia, ma non sono necessari grossi interventi. All'altro estremo, totalmente all'altro estremo, c'è una cosa di cui si parlava quando ero studente, ragazzo, cioè il FODRIA, che è una sigla che voi non avrete mai incontrato, sono le forze oscure della reazione in agguato. È l'idea che esista un unico centro di potere, non visibile ma percepibile, che orienta il tutto. Ora, queste due concezioni contrapposte le ricordo per eliminarle dalla scena. La realtà è in mezzo, il potere è frastagliato, è molto diffuso e sostanzialmente le differenze di potere crescono nel corso del tempo se lasciamo fare alla natura, alle cose come vanno. Dal lato del FODRIA c'era l'idea che il rimedio fosse la rivoluzione contro questo potere nascosto e l'instaurazione di un controllo dei mezzi di produzione da parte della collettività, quindi la pianificazione centralizzata, che è un po' quello che era stato realizzato solo in parte in realtà, non totalmente, dai paesi comunisti. Ecco, l'idea della pianificazione centralizzata attribuisce allo Stato un potere fortissimo che è difficile venga esercitato sulla base di decisioni e di scelte fatte da tutti i cittadini su un piano di parità e quindi porta in realtà a una situazione di differenze di potere ancora più forte di quella a cui non porta il mercato. Hayek parla della strada verso la schiavitù rispetto a qualsiasi intervento dello Stato. Ora questo è errato, ma considerare una situazione di schiavitù, quella in cui lo Stato centrale controlla tutto quello che succede nell'economia, l'economia è parte importante delle nostre vite, chi controlla che tipo di lavoro noi facciamo automaticamente ha un potere sulle nostre vite estremamente forte. Su questo c'è già stata una discussione molto ampia. Da parte, diciamo, dei neoliberisti, di chi sostiene che il potere si distribuisce automaticamente, nel campo economico c'è la tesi, il mito della mano invisibile del mercato. Il mercato porta automaticamente a una situazione ottimale di pieno impiego delle risorse. E se in questa situazione ci sono differenze di reddito tra gli individui, tra i gruppi sociali, questo dipende dal fatto che queste differenze sono giuste, sono quelle che corrispondono alla produttività di ciascuna persona o di ciascun gruppo sociale e quindi non vanno toccate. Se si interviene su questo meccanismo, la situazione complessiva finisce con il peggiorare. Nell'ambito del gruppo dei neoliberisti, naturalmente ci sono delle differenze, quelle che sono già venute fuori. Nell'immediato dopoguerra i neoliberisti si erano coordinati in una associazione che era una delle cose che si aveva in mente quando si parlava del FODRIA, la Mount Pelerin Society, che coordinava i tre gruppi neoliberisti, cioè gli austriaci, gli ordoliberali e i monetaristi di Friedman, sono i tre grossi gruppi. All'interno della Mount Pelerin Society, qualche anno dopo la sua fondazione, si verificò un forte scontro tra austriaci e monetaristi da un lato e gli ordoliberali dall'altro. Il tema era l'importanza dell'antitrust per garantire la concorrenza. Gli ordoliberali, come ha detto Olimpia, erano favorevoli a una costruzione giuridica del mercato, ma una costruzione giuridica che poi lasciasse il mercato totalmente libero nelle scelte economiche, ed erano quindi favorevoli a un antitrust forte.
E non è un caso che nell'Unione Europea le istituzioni dell'antitrust siano, per quanto non fortissime, comunque più forti di quelle che si hanno negli Stati Uniti, dove pure c'era una tradizione precedente molto robusta di antitrust, che poi si è indebolita man mano proprio sulla spinta degli ordoliberali. Ecco, questo per dire che l'idea di realizzare la concorrenza e di lasciar fare alla concorrenza può comportare un intervento pubblico nella costruzione del mercato, ma comunque implica che la concorrenza sia sovrana per quel che riguarda poi le scelte economiche. Di fronte a queste tesi, che erano presenti fin la Mount Pelerin Society è stata fondata negli anni 40, tardi anni, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e è stata un po' un centro intellettuale dietro il crollo del sistema di Bretton Woods, che per favorire la concorrenza tra sistemi statali e quindi la concorrenza al ribasso sui sistemi fiscali di controllo delle regole anti-inquinamento, delle regole di sicurezza del lavoro e così via. Ecco, già all'epoca, nell'immediato dopoguerra, Galbraith criticava queste tesi dicendo in realtà non si può parlare di una concorrenza che porti verso posizioni ottimali, e ricordava quelli che lui chiamava i countervailing powers, cioè il fatto che nell'economia, nella società, esiste un potere economico forte delle grandi società, la grande finanza, ma esistono anche dei contropoteri che sono le istituzioni statali, l'antitrust, diciamo, e i sindacati, ai quali Galbraith attribuiva una grossa importanza. Sul piano intellettuale, la tesi centrale dei neoliberisti è la mano invisibile del mercato, che unisce monetaristi, austriaci e ordoliberali. La accettano tutti ed è la base della loro costruzione. Questa tesi è stata criticata prima da Keynes, poi da Sraffa, ed è stata distrutta in modo totale, ma di questa distruzione i neoliberisti tranquillamente si disinteressano. C'è una storia interessante, che è la storia dell'evoluzione culturale di Hayek, che nel suo primo libro cerca di sostenere la tesi della negatività dell'intervento statale nell'economia, quindi la tesi della mano invisibile del mercato. Questo libro viene criticato prima da Keynes e poi da Sraffa in modo distruttivo. Hayek cerca di rispondere con un libro del 41 sulla teoria del capitale, un libro maledettamente complicato, e Kaldor lo distrugge. A partire dal 41 Hayek non si occupa più di teoria economica. Lui ha vinto il Nobel dell'economia essendo come economista un fallito, perché le sue teorie sono state provate sbagliate. Passa a occuparsi di filosofia politica, di in generale filosofia della scienza, di tante cose, ma mantenendo dietro la sua filosofia politica l'idea che la concorrenza tra le decisioni individuali tendano a portare a delle situazioni ottimali. A quest'idea non ci rinuncia, anche se era stata dimostrata errata. Ora, queste tesi noi le lasciamo da parte, nel senso che considerando il problema del potere dei contropoteri, possiamo dire che l'idea neoliberista di un potere tranquillamente diffuso nella società che non ha bisogno di controinterventi non ci interessa, perché purtroppo è dominante, ma non ci interessa sul piano del ragionamento di descrizione di quello che succede nella società. Dobbiamo però passare a una concezione un po' più ampia del potere. Quello che sostengo in questo lavoro è che troppo spesso gli economisti si concentrano sul potere economico, i politici sul potere politico, mentre c'è una interrelazione tra questi vari tipi di potere. Il potere è un concetto arcobaleno, possiamo dire, un concetto multidimensionale che ha tanti aspetti che vanno considerati, purtroppo per noi, su un piano multidisciplinare, cioè tutti assieme per poter trovare il bandolo della matassa.
Come sapete, Weber aveva distinto tra tipi di potere, il tradizionale, carismatico, legale, ma dal nostro punto di vista può essere più utile adottare una tripartizione diversa tra campi del potere, economico, politico e culturale, poi ce ne sono altri, militare, eccetera. Questa tripartizione non è in contraddizione con quella di Weber, perché si possono intersecare, è un tentativo che faccio in questo lavoro. All'interno del campo economico noi possiamo cercare di capire come si muove il potere del corso del tempo e qui ci sono delle tesi diverse che si appoggiano, che si riferiscono a un aspetto molto tecnico, l'esistenza di rendimenti crescenti o decrescenti di scala. Che significa? Significa se per l'impresa, per l'industria, al crescere della produzione i costi unitari aumentano o diminuiscono. Se i costi unitari aumentano, le dimensioni dell'impresa e dell'industria risulteranno limitate automaticamente. E tutta la teoria della mano invisibile del mercato, della concorrenza che porta a situazioni ottimali, si basa sull'idea che nella realtà i costi crescenti prevalgano. Nella realtà non è affatto così, quelli che prevalgono sono i rendimenti crescenti, cioè costi decrescenti, rendimenti crescenti di vario tipo, statici e dinamici. Adesso su questo non entro perché diventerebbe troppo lungo, questo fatto può essere illustrato non solo nel campo strettamente di teoria dell'impresa, ma anche in un campo vicino che ha a che fare con il problema della ripartizione del potere tra gli individui. C'è una contrapposizione molto interessante tra chi sostiene che, Adam Smith per primo, nella divisione del lavoro gli individui vengono a trovarsi a fare un lavoro sempre più specifico e acquisiscono nel corso dell'attività lavorativa le capacità di svolgere quel lavoro. E dall'altra parte chi, come un critico di Smith immediato, reagì alla ricchezza delle nazioni lo stesso anno pubblicando un pamphlet, Ponal era governatore del Massachusetts, della colonia del Massachusetts, Ponal sostiene no, le differenze sono differenze innate. Ora, questa differenza di impostazioni noi la ritroviamo in tantissimi autori. Per esempio Galiani la sostiene, per esempio Paul Samuelson, uno dei primi economisti del dopoguerra, la sostenne tra l'altro con un esempio molto curioso relativo alla divisione del lavoro tra uomini e donne, che è interessante da vari punti di vista. Parlavamo prima del fatto che qui sembra che ci sia un'autoselezione di chi è interessato a questi problemi, per cui le donne sono pochissime in realtà rispetto agli uomini in questa sala. Ecco, Samuelson diceva le donne sono migliori nella caccia ai castori, mentre gli uomini sono migliori nella caccia alla grossa selvaggina. Diciamo attribuiva usando la teoria dei costi comparati, diceva che le donne in realtà erano migliori degli uomini in tutto, gentilmente, per poi capovolgere la situazione, nel senso che però la loro abilità nella caccia alle piccole prede era così migliore che conveniva che si concentrassero su quelle, mentre agli uomini andava lasciato. E quindi la differenza tra uomini e donne è una differenza naturale che deriva da questa differenza di capacità di innata, la forza maggiore, eccetera. Ora, questa teoria porta a dire che ognuno di noi ha quel che si merita, nel senso che ognuno di noi fa il mestiere per il quale è più bravo, quindi ha lo stipendio che corrisponde alle sue capacità in quel mestiere e non c'è niente da fare se nella società si verificano delle differenze sociali molto forti tra i lavoratori, prima ancora che tra lavoratori e proprietari delle imprese. Ora, io sto dalla parte di Smith, chiaramente, cioè
le differenze acquisite sono molto, molto più importanti delle differenze ereditarie. Il che non significa naturalmente che le differenze ereditarie non ci siano. Mia figlia ha ereditato da me purtroppo la miopia, cioè nel bene e nel male. Ci sono degli elementi ereditari, l'orecchio assoluto di cui godeva Toscanini, la capacità di percepire nell'orchestra la singola voce del singolo strumento, che possono essere molto utili, però abbiamo degli ottimi direttori d'orchestra che questa capacità non ce l'hanno, che hanno studiato musica e hanno acquisito la capacità di dirigere l'orchestra. Ora, questi elementi portano a dire che nel campo economico il potere tende a concentrarsi e le differenze di potere, anche tra individui, tendono a crescere nel corso del tempo. Conta moltissimo la collocazione originaria. La collocazione originaria significa trasmissione sociale trasmissione della posizione sociale. Questi elementi sono acuiti da un paio di aspetti. Il primo è il potere di rete. Il potere di rete era molto studiato negli anni 50 e poi c'è stato un crollo di interesse, non si capisce perché. Il potere di rete veniva studiato studiando due aspetti particolari, gli interlocking shareholdings e gli interlocking directorates, cioè la rete di incroci azionari tra società e la rete di incroci nella presenza delle stesse persone in più consigli di amministrazione. La cosa interessante che io ho studiato in un mio vecchio libro dell'80 è che nel campo del petrolio, che è uno dei campi più importanti per il potere, c'era un esempio sia di potere di rete sia di potere concentrato. Il potere concentrato era quello della famiglia Mellon, che possedeva una banca e tramite la banca possedeva una grossa società petrolifera, la Texaco, possedeva, controllava al 40%, quindi in pratica, o se volete, nel campo dell'automobile, la Ford era controllata da Ford direttamente attraverso il 40% delle azioni. Dall'altro lato abbiamo Rockefeller, che aveva un 3% delle azioni di una grossa banca, che era il primo azionista con il 3%. Questa banca era a sua volta la prima azionista di un'altra banca, in cui Rockefeller era il secondo azionista con il 2-1,5%. E insomma c'era questa rete che si espandeva. La cosa interessante era se era più importante il potere di rete di un Rockefeller, che in realtà da un punto di vista economico, come diciamo ricchezza economica sua, era meno forte della famiglia Mellon, o il potere della famiglia Mellon, che aveva un dominio assoluto su una singola impresa. Naturalmente era più importante il potere di Rockefeller. Cioè il potere di rete è qualcosa che non può essere sottovalutato, esiste ancora oggi. In Italia è stato adottato un rimedio curioso, cioè il limite alla presenza di una stessa persona in troppi consigli di amministrazione. Ma questo rimedio è stato adottato perché si ritiene che chi fa parte di un consiglio di amministrazione debba avere il tempo di seguire attivamente l'evoluzione della società. Se uno fa parte di 30 consigli di amministrazione, andrà lì per votare come vuole il proprietario, il vero controllore dell'impresa. Gli incroci azionari continuano a esistere, non più diretti magari, ma mediati attraverso un terzo. Cioè una compagnia petrolifera non può possedere azioni di un'altra compagnia petrolifera, ma una banca può possedere azioni dell'una e dell'altra. E le due banche possono possedere azioni le due imprese petrolifere possono possedere azioni della banca. E questo spiega tante vicende nel mercato petrolifero. Quindi io quello ho studiato, ma quella cosa si diffonde su vari settori. Abbiamo sentito in una delle domande precedenti, una critica al potere farmaceutico. Il potere farmaceutico è cresciuto proprio attraverso questo tipo di strumenti, di coordinamento di strumenti. Ora,
Accanto alle reti strettamente economiche, possiamo segnalare delle reti non strettamente economiche. Uno dei problemi che ho avuto dopo la pubblicazione del mio libro è che io lì parlo male della massoneria. Ne parlo male perché è una rete di potere che esiste, che agisce, che nel meridione ha dei collegamenti fortissimi con le associazioni criminali, che dominano ai vertici. Il problema è quello dei colletti, della mafia dei colletti bianchi, non dei manovali. E in questi casi i collegamenti tra la massoneria inquinata dalla mafia e la massoneria pura, pulita, esistono e sono molto difficili da rompere. Influiscono, per esempio, sull'attività giudiziaria, in cui pure la massoneria è molto forte. Bobbio diceva che le reti oscure vanno eliminate e criticava proprio direttamente la massoneria. Dopo la P2, quando si è intervenuti per vietare forme analoghe alla P2, si è detto che sono vietate le associazioni non aperte, non pubbliche in qualche modo, ma lo si è detto in modo tale che praticamente la massoneria è rimasta in piedi. Un gran maestro della massoneria si è vantato del fatto che quella legge è stata scritta da massoni. L'inquinamento, adesso come breve accenno, ma faccio qualche accenno anche nel libro, ma lo avrete visto anche dalla cronaca politica e giudiziaria, i servizi segreti deviati molto spesso hanno dei collegamenti con la politica, con il potere economico, eccetera, proprio attraverso la massoneria. Questo tipo di potere, questi tipi di potere, sono poteri che vengono trascurati totalmente dagli economisti che si concentrano sul solo aspetto economico. Ecco, io quello che voglio dire è che non si capisce la tendenza alla concentrazione del potere se non si tiene conto delle interrelazioni tra questi diversi tipi di potere. Un altro all'interno del potere, del campo economico, accenno soltanto a questo fatto perché non avrei tempo di dire tutto, c'è ovviamente una differenza di potere tra imprenditori e lavoratori. Questo è un campo in cui è molto interessante vedere l'importanza degli interventi regolatori del diritto. Smith scrive: gli imprenditori naturalmente si coordinano tra di loro, incontrandosi magari per la caccia oppure per adesso il club di golf o cose di questo tipo, mentre le associazioni dei lavoratori sono vietate. Dal tempo di Smith si sono fatti grossi passi in avanti. Le associazioni dei lavoratori sono diventate legali e non solo, ma con lo statuto dei lavoratori noi siamo arrivati a una difesa del potere del lavoratore che si iscrive a un sindacato. Voi dovete pensare che durante il periodo fascista una impresa come la Fiat schedava, ma questo era un sistema molto più generale all'epoca del fascismo, schedava tutti i lavoratori. Venivano assunti sostanzialmente solo i lavoratori raccomandati dal parroco che non facessero parte di sindacati o di cose del genere. La Fiat ha continuato queste schedature anche dopo il crollo del fascismo. Per anticipare un aspetto, cioè l'importanza che il potere economico, l'influenza che il potere economico esercita sul potere culturale, vorrei ricordare che un libro molto interessante della Guidetti Serra sulle schedature della Fiat è stato rifiutato dalle Einaudi. È stato rifiutato dalle Einaudi, questa storia viene raccontata in un libro di due ex redattori delle Einaudi, perché l'influenza della Fiat a Torino era troppo forte per permettere di pubblicare un libro di questo tipo. Ora, sullo statuto dei lavoratori, come sapete, c'è un grosso braccio di ferro, ma quello che veramente è stato deleterio dal punto di vista della difesa dei diritti dei lavoratori è la concorrenza sistemica, quella tra paesi, di cui ha accennato, sono stati fatti accenni, perché se si ha concorrenza sul mercato delle merci per produrre ai costi più bassi,
naturalmente vince il sistema statale che applica tasse più basse, regole ambientali meno stringenti, regole di sicurezza del lavoro meno stringenti e che riduce il potere contrattuale dei lavoratori. Voi dovete pensare che molte imprese tedesche hanno delocalizzato in Ungheria, dove la situazione è questa. L'imprenditore che vuole licenziare non ha alcun vincolo. Se il lavoratore vuole licenziarsi per passare un altro incarico, deve pagare. Cioè c'è un vincolo all'uscita del lavoratore dall'impresa se è deciso dal lavoratore. Non c'è un vincolo se l'impresa a deciderlo. Ora, questa concorrenza sistemica è ciò a cui tendono non solo i neoliberisti, ma tutti i sovranisti, perché il vero vincolo a questo tipo di concorrenza è quello di stabilire che gli stati non possono fare di testa loro. Nell'Unione Europea, da questo punto di vista, c'è un problema. L'Unione Europea vieta gli aiuti alle imprese, che consistono nel pagamento da parte dello Stato di sovvenzioni alle imprese per rafforzare l'impresa nazionale rispetto all'impresa internazionale. Ma non vieta il fatto che lo Stato favorisca le sue imprese attraverso ribassi fiscali. Naturalmente questo va a condannare tutte le politiche di redistribuzione del reddito. Quando si parla di lasciare libera mano alla concorrenza, è chiaro che la concorrenza crea diseguaglianze di reddito e di ricchezza e quindi anche diseguaglianze dei punti di partenza tra chi nasce in una famiglia ricca e chi nasce in una famiglia povera. Il rimedio per chi vuole difendere la concorrenza da un punto di vista liberale è quello di mettere delle fortissime tasse sull'eredità, perché è l'unico modo per garantire una certa mobilità sociale. Einaudi, che era un conservatore, liberale conservatore, proponeva un'aliquota sulle eredità del 33%. Oggi l'aliquota sull'eredità è del 3-6% e se qualcuno propone di aumentarla viene subito tacciato di comunismo, rivoluzione, eccetera. La proponeva un liberale conservatore ed è un aspetto essenziale se si vuole evitare una progressiva diseguaglianza nel potere economico e sociale. Ora vi dicevo, quelle che contano sono soprattutto le intersezioni tra potere economico e potere politico, tra potere economico e cultura. Potere economico e potere politico, c'è un'influenza che va dal potere politico al potere economico. Voi pensate agli oligarchi in Russia, il potere politico determina in Cina. Il potere politico determina chi sono i vincitori e chi sono quelli che sono i vincitori sono asserviti al potere politico naturalmente, ma sul piano economico hanno una notevole autonomia. C'è una interessante differenza a questo proposito tra gli oligarchi russi e gli oligarchi cinesi. Gli oligarchi russi hanno acquistato dei margini di autonomia rispetto al potere politico centrale russo esportando capitali verso i paesi occidentali e spesso fuggendo in Occidente. Poi qualcuno di loro viene eliminato, ma quelli che sopravvivono, sopravvivono molto bene. In Cina questo non è possibile, l'esportazione di capitali è rigidamente controllata e per cui gli oligarchi cinesi che ci sono restano all'interno del paese e quindi sono molto più fortemente subordinati al potere politico di quanto non siano gli oligarchi russi. Adesso questo è un accenno collaterale. Naturalmente esiste anche un'influenza del potere economico sul potere politico. Un mio amico americano, Ferguson, ha scritto una serie impressionante di articoli e un libro per mostrare come i finanziamenti dei grossi centri di potere economico ai maggiori partiti condizionino fortemente i risultati elettorali. Non tanto sulla cosa a cui tutti stiamo attenti, le elezioni presidenziali, ma sulle elezioni dei rappresentanti al Congresso e al Senato e nei parlamenti statali, che sono pure svolgono una funzione importante. Questa influenza del potere economico sul potere politico
passa sia direttamente attraverso i finanziamenti elettorali, sia attraverso l'influenza che il potere economico ha sulla cultura. Facevo prima l'esempio dell'influenza che la Fiat ha sui giornali e sul... vi posso citare un episodio curioso. Un amico giornalista mi ha detto, io avevo proposto di recensire il tuo libro, mi hanno detto, vuoi essere licenziato? Perché appunto il potere, i giornali sono tutti di proprietà di qualcuno. E se quel qualcuno ha... La cosa curiosa è che questo succede non solo nei giornali, come dire, di destra, ma anche nei giornali cosiddetti progressisti, che sono progressisti sul piano della critica al governo Meloni e così via, ma sul piano economico tendono ad essere molto attenti agli interessi, diciamo, neoliberisti. Se prendete diciamo, la tradizione comunista e i partiti che sono poi succeduti alla... quando hanno dovuto rinnegare la pianificazione centralizzata, per controbalzo sono passati in gran parte alla posizione neoliberista. Faccio un esempio, diciamo, secondo me bisogna sempre fare esempi concreti. Il senatore De Benedetti, senatore, è stato senatore del Partito Democratico, è presidente dell'Associazione Leoni, che è in Italia il centro culturale dei neoliberisti, aderendo alla Mount Pelerin Society. Quindi noi abbiamo questo grosso problema, che di fronte al neoliberismo non sappiamo più bene chi è che si può opporre, proprio per questo tipo di influenza. Notate che questa influenza è molto diffusa. Quando si parla di premi Nobel per l'economia, ci si dimentica che i premi Nobel per l'economia vengono finanziati dalla Banca Centrale Svedese, non dalla Fondazione Nobel. E i premi Nobel per l'economia vengono assegnati, io posso fare una lista infinita di premi strampalati e premi mancati. Perché vengono assegnati secondo criteri culturali precisi? Voi tutti avrete sentito parlare di Minsky, l'economista che ha previsto la fragilità sistemica della finanza e quindi le crisi finanziarie. Minsky è uno dei casi più clamorosi di Nobel non assegnati, ma anche Silos Labini, per esempio, quando per la teoria dell'oligopolio è stato assegnato un premio alle teorie dell'impresa, dovevano assegnarlo, c'erano le proposte e tutto quanto, insieme a Silos, a Baumol e a Bain, e il premio andò a Stigler di Chicago. Beh, insomma, queste sono cose che naturalmente poi sui giornali chi ha avuto il Nobel, chi non ha avuto il Nobel diventa importante anche come prestigio culturale e quindi queste cose si ripercuotono su... Questo significa che sia all'interno del campo economico, sia nelle interrelazioni tra campi diversi, esistono delle fortissime spirali di autorafforzamento dei centri di potere. Se le cose vanno avanti senza interventi, il potere tenderà a essere sempre più concentrato, mai concentrato totalmente. Cioè l'idea del Fodria è un'idea totalmente sballata e c'è da studiare molto attentamente questa differenziazione tra gruppi di potere che si combattono tra di loro, si alleano, influiscono sulle leggi, anche su leggi specifiche che danno maggior potere a un certo centro o un altro centro. Sul potere finanziario, per esempio, è maledettamente interessante studiare la storia di come è stata sostanzialmente salvata la Deutsche Bank, che era sotto attacco da parte delle banche americane. La Deutsche Bank aveva violato tutta una serie di norme statunitensi relative ai finanziamenti all'Iran, cose del genere, riciclaggio di denaro, e sarebbe stata passibile di una multa enorme. Le banche americane sostenevano che queste multe andassero imposte, fatte pagare, avrebbe significato il fallimento della banca. La Merkel è andata a piatire da Obama perché
la Deutsche Bank fosse salvata, e naturalmente quell'intervento, che alla Merkel era essenziale per motivi interni, è stato sufficiente a salvare la Deutsche Bank. Insomma, ci sono questi aspetti di rafforzamento, di autorafforzamento. Quindi gli interventi per ottenere delle redistribuzioni del potere debbono essere degli interventi attivi. Debbono essere degli interventi attivi che partano dal riconoscimento di questa situazione, cioè che partano dalla cultura, da una cultura che per quanto minoritaria non può essere tacitata, che sopravvive comunque e che deve parlare ad alta voce, superando le difficoltà di non essere riconosciuta nei giornali, nelle televisioni e così via. Ora, perché ci vogliono questi interventi? Bobbio, ricordate, distingueva tra destra e sinistra. La destra è la conservazione, la sinistra è a favore di una redistribuzione dei redditi, delle ricchezze e del potere in senso meno diseguale. Quindi, se noi vogliamo essere democratici nel senso di Bobbio, questa è la tendenza che dobbiamo cercare di avere. Da questo punto di vista, io nel libro ricordo la strategia delle riforme di struttura proposta da Riccardo Lombardi, che è stata molto importante nella mia esperienza personale. Diciamo, io sono cresciuto in quel periodo lì, ho partecipato ai lavori per la preparazione dello Statuto dei lavoratori e così. La strategia delle riforme di struttura prevede che si intervenga modificando gli assetti di potere in un punto specifico, perché solo in questo modo si può riuscire a vincere, con un intervento specifico. Questa modifica nei rapporti di potere costituirà poi una base su cui progredire e intervenire con altre modifiche di rapporti. La definizione di riforma di struttura è una riforma giuridico-istituzionale che diffonde il potere in un qualche centro. Da questo punto di vista, il termine riforma di struttura è stato utilizzato in vari significati. Per esempio, Mario Monti l'ha utilizzato, è stato utilizzato ed è forse l'accezione più utilizzata oggi. Riforma di struttura è quella che rende più efficiente il sistema economico. Ora, intese in questo modo, le riforme di struttura sono spesso contro riforme di struttura dal punto di vista di Lombardi. Ma c'era stata all'epoca, vi parlo degli anni 60, anche un'altra concezione, che era quella sostenuta dal Partito Comunista di allora. Riforma di struttura è quella che porta a un cambiamento degli assetti istituzionali della società, a una fuoriuscita dal capitalismo. Ora, sulla base di questa definizione, il Partito Comunista in quegli anni si oppose allo Statuto dei Lavoratori, perché in quanto modifica locale ritardava la rivoluzione, diciamo così. Poi alla fine si astennero, però non votarono a favore. E questo naturalmente rese molto più complicata l'attuazione della riforma dello Statuto dei Lavoratori, perché i socialisti, non potendo avere l'appoggio da sinistra, dovettero contrattare non solo con la parte progressista della DC, ma anche con la parte più retriva. E questo significò per molti aspetti un po' di annacquamento dello Statuto dei Lavoratori. Le riforme non nascono mai pure, le riforme di struttura, nascono sempre come compromessi. È molto importante, quando si fanno interventi economici, entrare nei dettagli e cercare di costruire cose solide. Noi abbiamo fatto sullo Statuto dei Lavoratori un lavoro immenso e credo che se questo lavoro fosse stato fatto in tanti casi di leggi approvate in modo frettoloso adesso, sarebbe stato molto meglio. Naturalmente posso farvi degli esempi di controriforma, la flat tax è uno di questi esempi, le agevolazioni alla concorrenza sistemica, paradisi fiscali sono un altro esempio, ma la cosa importante è questa, che una strategia delle riforme si muove su un fronte molto ampio e si muove con compromessi.
Quindi abbiamo bisogno del riconoscimento dettagliato della situazione, abbiamo bisogno di studi approfonditi di come predisporre una proposta di riforma, di ricerca di alleanze sulla singola riforma, che possono essere diverse da quelle che si possono ottenere su altre riforme. Dobbiamo riconoscere quali sono le forze che si oppongono alla riforma, cercare di smussarle, e in questo senso probabilmente la crisi del 2007-2008 può aiutare in una direzione che è essenziale per avviare un nuovo processo di riforma, che è quella internazionale. Cioè, se non riusciamo a capovolgere la tendenza alla concorrenza sistemica tra sistemi paese, sarà molto difficile ottenere all'interno di un singolo paese una qualsiasi riforma nel senso di maggiore sicurezza sociale, di maggiore... non che si possa essere pessimisti. Noi abbiamo assistito a un taglio, c'è stato un aumento del 10% dell'inflazione, dei prezzi. Finanziamento alla sanità è rimasto stabile. Questo ha significato l'anno scorso un taglio del 10% delle risorse destinate alla sanità. Stiamo continuando così, quindi lo Stato sociale stiamo andando all'indietro invece che in avanti. Grazie. Bene, grazie professor Roncalli. Sente, no? Chiudo qui. Va bene, grazie professor Roncaglia. Ora lascerei libero spazio alle domande finché non concludiamo. Sì, una. Prego, prego. Sì. Però poi non si sente. È un po' trasversale perché riguarda il metodo democratico dell'articolo 49 della nostra Costituzione. Mi scusi, non l'ho sentita bene. Mi perdoni. Questo abbiamo detto non funziona. Allora, quando c'era il professor Ferraioli, no? Per quanto riguarda poi l'organizzazione di movimenti o di partiti comunque della cittadinanza, c'era il famoso metodo democratico previsto all'articolo 49 della Costituzione, in cui tutti i cittadini sono liberi di associarsi, eccetera, eccetera. Però per avere il potere di fondare anche un movimento percepibile su un vasto territorio, c'è bisogno anche un potere mediatico che lo diffonda, e quindi chi si oppone a un certo diktat mainstream non viene considerato, quindi non viene pubblicizzato. Questo è un nostro problema democratico. E poi invece per quanto riguarda, insomma, anche volevo collegarlo un attimo ai premi Nobel, no? Perché me ne sono accorta anni fa, cercando di capire come mai vinceva questa dottrina liberista e non invece continuare con un certo stato sociale, insomma un'economia più diretta ai fini sociali, e ho visto che tutti i premi Nobel erano stati assegnati ai liberisti, e lo diceva poi anche Bruno Amoroso in una delle sue pubblicazioni. E quindi come conciliare su larga scala, oltre l'internazionalismo effettivamente delle forze sociali che ci sono almeno nei paesi occidentali, e poi anche con quello che si sta formando, col mondo che si sta formando. Come rispondo? Non so con quale forse microfono posso... Dunque, io non so bene cosa dirle, nel senso che ovviamente lei solleva un problema di importanza capitale, ma... aiuto! Lei solleva un problema di importanza capitale, ma insomma, non studiando i movimenti sociali non saprei bene neanche che cosa dirle. La cosa che mi veniva in mente, anche rispetto a quanto sollevato dal ragazzo che è intervenuto prima, che è lì alla finestra,
è che è molto difficile, cioè al di là della domanda sul fatto se il neoliberalismo sia o meno la dottrina economica ancora dominante o se ci siano effettivamente dei cambi di paradigma in questo senso, questa è una cosa su cui si può discutere effettivamente, perché abbiamo visto, come dire, sia durante la pandemia, quindi durante l'emergenza pandemica, abbiamo visto come appunto l'economia sia e come frutto di scelte, no, politiche, perché magicamente tutte quelle regole economiche che sembravano dei dogmi inscalfibili, poi alla fine invece sono stati attaccati e come, no? Oggi c'è anche tutta una discussione sulla riforma del patto di stabilità, eccetera, eccetera. Bene, questo è un fatto. Io sono convinta che ci siano delle spinte differenti, diciamo, rispetto al neoliberalismo. Ora però, come dire, anche nel nostro stesso paese, quanto diceva appunto il professor Roncaglia sulla sanità, no? Ci sono stati dei tagli alla sanità, ci sono stati tagli per esempio agli asili nido. Io penso che sia... Cioè che per esempio la formula del mutant neoliberalism, cioè di questo neoliberalismo che muta continuamente o che è anche uno zombie, perché lo chiamano spesso anche così, sia una come dire, è un'espressione molto, molto veritiera che descrive bene il fenomeno, nel senso che stiamo parlando di una teoria che non è soltanto economica, è anche antropologica. E si fonda anche su tutta una tradizione di misure politico-economiche, per cui è difficile anche da scalfire, diciamo, a livello antropologico. Cioè la sua domanda sui movimenti sociali, no? Sì, certo, ci sono, però perché non ci sono mobilitazioni di massa? Cioè perché non ci sono state delle mobilitazioni oceaniche, per esempio quando è stato approvato il Jobs Act? Ovviamente ci sono stati dei rigurgiti, però non c'è stata una mobilitazione che uno si immaginerebbe essere gigantesca, no? E questo perché appunto il neoliberalismo non è solo una teoria economica, è anche un tipo di razionalità, cioè è anche un tipo di mentalità che fa di tutti noi effettivamente, e qui forse sarebbe più interessante studiare gli americani, Gary Becker, piuttosto che gli ordoliberali e Hayek, cioè che fa di ogni individuo un imprenditore di se stesso. Se noi ci concepiamo tutti, sempre, in qualsiasi ambito, come individui, imprenditori di noi stessi, che in qualche modo dobbiamo appunto sviluppare tutte le strategie economiche atte alla sopravvivenza in una lotta economica eterna, è difficile trovare quell'interesse collettivo, no, di cui parlavamo prima rispetto ad Hayek, che lo negava proprio come capacità umana di poter agire politicamente e pensare politicamente. E quindi la mia risposta è un po' questa. Poi... rispetto a questo neoliberalismo mutante, ci sono dei paesi come l'Italia, per esempio, ma l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti con Trump, si può vedere anche in Ungheria, in cui il neoliberalismo si coniuga anche con, diciamo, una declinazione molto conservatrice, se non addirittura reazionaria. Cioè, se da una parte manteniamo a livello economico, mi riferisco per esempio al governo Meloni, una linea chiaramente neoliberista, dall'altra però facciamo ricorso al recupero di tutta una tradizione, un armamentario concettuale conservatore, reazionario, che vuole le donne dentro casa. Ora poi tutto questo discorso non è come dire meramente ideologico, cioè non è che semplicemente per esempio ce l'abbiano con le donne o appunto con la cosiddetta ideologia gender, questo discorso qui ha anche un effetto pratico. Cioè se io da una parte distruggo lo Stato sociale, dall'altra mi serve una giustificazione teorica per poter dire benissimo, io distruggo lo Stato sociale, ma se io a casa ho le donne che fanno da badanti, che fanno da cuoche, che fanno da madri, che fanno da tutto, non ho questo problema, no? Quindi quello che mi viene da dire appunto è che il neoliberalismo si trova sempre a adattarsi ai tempi. O il neoliberalismo progressista, l'altra faccia del neoliberalismo, no, conservatore. C'è una filosofa americana, Nancy Fraser, che ultimamente ha scritto un libro molto interessante, Capitalismo cannibale, che è stato anche tradotto per La Terza, credo, forse proprio nella sua stessa collana, dove parla appunto del neoliberalismo progressista, alla Clinton, no? Hillary Clinton, per esempio. Cioè, noi manteniamo da un punto di vista economico tutti quei dogmi che vanno a distruggere lo Stato sociale, che quindi, anche in un'ottica femminista, penalizzano le donne,
Poi però, insomma, da un punto di vista ideologico facciamo leva sul pinkwashing, cioè ci piacciono le quote rosa, sì che bello le donne al vertice del potere, benissimo, abbiamo una donna Presidente del Consiglio, ma se poi a livello materiale tu mi distruggi tutto ciò che rende la vita di una donna degna e uguale in termini di opportunità a quella degli uomini, insomma, quindi il punto secondo me è questo, è molto difficile decretare la morte di questo neoliberalismo, il passaggio a un paradigma successivo e di conseguenza è anche molto difficile capire in che modo i movimenti sociali si possano organizzare se da una parte abbiamo appunto ancora delle politiche economiche in mano alle oligarchie, di questa semplificazione, e dall'altra invece un'antropologia che funziona praticamente ovunque. Io per esempio che lavoro all'università è tutta una retorica imprenditoriale, cioè non c'è un bando in cui non si faccia leva sull'eccezionalità del ricercatore che deve andare in giro per il mondo a far vedere quelle che sono le sue skills, cioè c'è un continuo discorso martellante sulla capitalizzazione delle proprie capacità. Ed è evidente che poi se uno prova a mettersi insieme ad altri, perché un interesse in comune ce l'abbiamo indubbiamente, questo poi ti penalizza, perché in qualche modo bruci delle tappe, non hai tempo per capitalizzare le tue skills e poi non ti serve, no? Cioè, ecco, per me questo è il problema principale, cioè che il neoliberalismo si possa coniugare veramente con tanti tipi di tradizioni ideologiche differenti, al di là poi dei principi economici che restano fondamentalmente più o meno gli stessi. Le risponderei così, spero di aver risposto un po' anche al ragazzo. Non so se vuole rispondere anche il professore. No. Grazie. Ci sono altre domande? Prego. Una curiosità. No, vabbè, penso che mi serve. Vabbè. Credo, no? Sentirti si sente. Seguendo il ragionamento del professore, quindi l'evoluzione del potere, delle varie forme di potere negli ultimi anni, sia quello politico che quello economico, io pensavo al fatto che il cambiamento che noi immaginiamo, che pensiamo, di cui abbiamo parlato anche prima, parta dalle contraddizioni che esistono, e io ovviamente penso a quelle economiche, però vabbè, alle contraddizioni che esistono. E quindi mi chiedo, queste contraddizioni esistono tutt'oggi o il cambiamento del potere, la ramificazione, le varie forme di potere moderno hanno fatto in modo che queste siano meno visibili? O, e qui ho colto un punto che secondo me è stata una mia interpretazione, non penso che sia questa quello, oppure c'è anche una critica all'aspetto, diciamo, accademico e della cultura, perché il professore ha proposto come soluzione quella della cultura, no? Tramite la cultura è possibile cambiare e anche eventualmente mostrare e vedere le contraddizioni. Ora, se questa cultura viene, come dire, bloccata dai grandi mezzi di comunicazione, dalla grande industria che non ha nessun obiettivo nel favorirla, ma cerca di nasconderla, ecco, io penso che comunque gli accademici o gli intellettuali possono avere l'integrità morale di superare e di non farsi corrompere dal grande potere. Quindi se il cambiamento deve avvenire tramite la cultura e la conoscenza, penso che loro abbiano gli strumenti per farlo. Io non voglio trovare dei colpevoli, attenzione, però potrebbero essere parte del problema. Allora, provo a chiarire un paio di punti prima di entrare in discussione. Dunque, quando parliamo di paradigmi, noi possiamo parlare di un paradigma prevalente nella cultura diffusa della società. Da questo punto di vista, il neoliberismo è tuttora prevalente. Poi possiamo parlare di cambiamento di paradigma nel senso di qual è il paradigma migliore per interpretare la società. E naturalmente, personalmente, insomma, opinione non solo mia, il paradigma neoliberista è tutt'altro che il migliore per interpretare la società. Questo implica un cambiamento di paradigma? No, può implicare il ritorno a paradigmi che esistono, che oggi sono minoritari, ma che sono stati sviluppati in modo adeguato. Mi riferisco
al keynesismo soprattutto di sinistra, a persone come Silo Slabini in Italia, cioè c'è un filone di cultura economica che è molto diverso dal neoliberismo e che va valorizzato, sapendo che oggi è minoritario, accettando questo fatto, ma rispondendo che comunque si tratta del paradigma migliore per interpretare la società. Seconda parte della domanda, la risposta deve essere in primo luogo culturale. Ora, possiamo essere pessimisti data la situazione, però possiamo ricordare due vicende storiche. Gli ambasciatori veneti in Inghilterra nella prima metà del Settecento scrivevano a casa che l'Inghilterra era il paese più corrotto di tutta Europa. Arriva un nuovo primo ministro, Pitt, e nel giro di un decennio l'Inghilterra diventa quella che conosciamo oggi, cioè un paese che non è certo tra i più corrotti. Altro esempio, sapete qual era il paese più bigotto d'Europa alla fine dell'Ottocento? La Svezia. La Svezia era il paese dove l'ideologia Dio, patria e famiglia imperava sovrana. E in quel caso è stata la propaganda quasi single-handed di un economista, per questo la conosco bene questa storia, di Wicksell, che è stato pure in carcere per gli insulti che dava questa trilogia, praticamente ha fatto da missionario viaggiante per criticare questa storia. Poi era un economista neoclassico, quindi a favore del mito della mano invisibile del mercato, però questo non importa di fronte al successo enorme che ha avuto nel dare uno scossone a una società che oggi conosciamo certo come non la più bigotta d'Europa. Allora, se questo è stato possibile in questi due casi, non ne conosco altri, però due casi sono già significativi, perché non può essere possibile anche da noi? Dobbiamo rompere questa cappa del neoliberismo, giocando contro i mulini a vento. Quando ero giovane, Silos diceva: voi per vincere una cattedra dovete saltare 1,20 quando i neoclassici saltano 80 centimetri. Non vi lamentate, perché all'epoca mia dovevo saltare 1,80 quando gli altri saltavano 60. Cioè, il problema è che le barriere all'entrata esistono e sono differenziate, ma non sono infinite e la differenza, per quanto grande, non è incolmabile. Ora, dall'epoca mia, da quando ho vinto il concorso a cattedra, le differenze si sono accresciute. Cioè, i miei allievi hanno la vita più difficile di quella che ho avuto io. Però lo stesso, lei conosce Dippoliti, insomma, alcuni di loro hanno vinto trionfalmente la cattedra e possono insegnare le nuove teorie. Quindi, diciamo, anche da questo punto di vista, l'impegno deve essere maggiore di quello che hanno gli altri, ma si può in qualche modo superare gli ostacoli. Superati gli ostacoli culturali, si possono anche mettere in piedi delle strategie vincenti per superare gli ostacoli concreti. La strategia che io immaginavo è questa: la crisi del 2008-2009, poi la crisi dell'euro, Grecia e poi Italia, eccetera, hanno dimostrato che l'autonomia totale della finanza porta dei grossissimi problemi. Di fronte a questo ci sono stati dei tentativi piccoli, ma tutto sommato non così piccoli, di intervento per limitare il potere della finanza. La cosiddetta Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, che bloccherebbe, anche se minima, le transazioni, quelle acquisti e vendi in modo istantaneo attraverso le... E questo già sarebbe un blocco per un certo tipo di finanza. Se si riduce il potere della finanza, l'altro elemento da attaccare, che è pure già sotto attacco sostanzialmente, è quello della concorrenza sistemica all'interno dell'Unione Europea, per prima cosa, e poi su scala mondiale. La crisi climatica impone un superamento della concorrenza tra sistemi.
se io continuo ad avere le acciaierie che in Corea del Sud non debbono rispettare i limiti di scarico, di temperatura dello scarico delle acque, che sono molto più alti di quelli italiani, le acciaierie italiane vanno in malora. Quindi questo tipo di concorrenza è da superare per riuscire a salvaguardare l'ambiente. Siccome la salvaguardia dell'ambiente è ormai un elemento di cui siamo tutti consapevoli, è possibile che in questa direzione si riesca a fare qualcosa. Se si riesce a fare qualcosa in queste due direzioni, controllo della finanza e controllo della concorrenza sistemica, si gettano le basi per ulteriori fasi di, per esempio, l'idea che l'Ungheria debba avere un controstatuto dei lavoratori, diciamo, è qualcosa che deve essere superata, non possiamo, altrimenti finiremo noi con l'avere la situazione dell'Ungheria. Ci sono altre domande? Altrimenti abbiamo superato. Siamo un'ultima. No, la mia era solo il professor Roncaglia, visto che ha citato... Scusa, un secondo. Il professor Roncaglia ha citato Riccardo Lombardi e quindi poi anche il professor Silo Slavini, e quindi in quell'epoca all'interno del Partito Socialista, penso negli anni 70, no? 60. 60, che poi dopo ha avuto tutta un'evoluzione... cioè all'interno del Partito Socialista, volevo chiedere se poteva dire qualcosa, cioè per mia curiosità personale, poi non so se va oltre il tema in genere, tutto qui. Studiando quello che succede oggi a livello internazionale, come riferisco alla guerra in Ucraina, ai BRICS, e se tutto questo metterà in discussione il potere dominante, cioè sia dal punto di vista economico, cioè il quanto il dollaro non sarà più, diciamo, l'egemonia a livello globale, e anche dal punto di vista sociale. Dal punto di vista della comunicazione, insomma, anche se oggi ci appare impossibile, che ci abbiamo in Italia, abbiamo talmente scritto, ma quanto può durare, quanto questo potere italiano, europeo, in una situazione così generalizzata, che è minoritaria, perché di fatto siamo minoritarie, cioè è lui che ce lo diciamo, che i BRICS ormai stanno avanzando sempre di più, e noi come paese rischieremo di soffrire molto di questa cosa se non ci svegliamo. Ecco, su questa cosa come possiamo intervenire noi contro a questo punto questo governo, e come, diciamo, quali saranno gli sbocchi, anche se nessuno può dire quali saranno gli sbocchi, insomma. Grazie. Due telegrammi. Allora, due telegrammi. Il primo su questo secondo aspetto. Noi dobbiamo ricordarci che il Giappone nel dopoguerra era avviato a una crescita irresistibile e sembrava che fosse il Giappone l'altro potere che si opponeva agli Stati Uniti e all'Europa. Poi il Giappone si è bloccato per motivi di errori di politica economica interna, essenzialmente. Adesso noi abbiamo avuto una crescita cinese strepitosa, il Brasile è tutta un'altra storia, ecco, ma non è detto che questa crescita cinese continua. Il vero problema è il ristagno economico dell'Europa, e questo implica un cambiamento molto radicale delle politiche economiche all'interno dell'Europa. Questo è un campo enorme, lo lascio a questo accenno. Sull'altro aspetto, la storia del Partito Socialista, io ho fatto un po' di attività politica, diciamo, dando una mano a un amico che ha fatto attività politica proprio totalizzante. È morto da poco e io ho curato una raccolta dei suoi lavori in cui parla un po' di queste storie. Quindi vi rinvio a questo libro, Villetti,
la, non mi ricordo come si chiama, la divisione del lavoro, vi do il testo esatto, e nella prefazione a questo libro racconto un po' la storia delle vicende della nostra generazione, la strategia delle riforme, il titolo del libro, in cui parla delle riforme, eccetera. Diciamo lì c'è, ho fatto l'introduzione raccontando le vicende nostre. Le vicende nostre sono in via indiretta anche quelle del Partito Socialista. Grazie. Bene. Allora, ma non ci sente ancora. Grazie a tutti, grazie al professor Roncaglia, grazie alla dottoressa Malatesta, al professor Peraioli. Grazie a Sottosopra che ci ha dato l'opportunità di fare questa chiacchierata. Grazie a Zaccaria Sgigli che ha organizzato il panel e contattato tutti i relatori. Vi invieremo il link, giusto Gian Domenico, alla chiacchierata che Gigli ha avuto con Galli sui temi di sovranità e ideologia. Ora concludiamo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, si può andare di là per il pranzo.